Posso partire? Puoi partire. Ok, perfetto. Benvenuti. Buonasera a tutti quanti a questa prima puntata del podcast For Fun, dove fumeremo, berremo birre, parleremo, faremo sesso tra di noi, principalmente. Questo non mi era stato detto. Attenzione. Infatti. Preparati allora, perché sarà abbastanza tosto, soprattutto per Morosi che ha. Ma perché Moro la maglia rossa? Perché ho un aggettivo che mi contraddistingue questa sera. Ho provato anche i compiti a casa. Ed è... No. Stronzo. Perché stronzo? Sarò stronzo. Aia. Perché abbiamo deciso che chi indosserà una maglietta di colore rosso, come il fuoco, come la passione, sarà il più bastardo di tutti nei confronti del nostro ospite. E eccolo qua, il nostro ospite, direttamente da... RZ Events. Abiti proprio lì? Sì. No, sì, siamo diventati un comune. Residente. Paolo Paolino, Mr. Dr. Nuzzi. Eccolo qua, direttamente con noi, ragazzi. Responsabile. Grande. RZ, ormai sì. Da quanti anni? Quest'anno sarà il terzo anno e sarò responsabile a Corfù. Ma tu sei da quanto dentro RZ? Tre anni, sì, lavoro in ufficio. Ma perché Caracca Nuzzi? Perché Careca dovrebbe Careca voler dire tipo pelato. Ah, okay. Ma quando me l'ha spiegato ero sbronzo. Ah, quindi dentro Caracca. Ma tra l'altro notizia mai verificata. Quindi magari sto facendo una gaffe subito. Ecco, Careca grande attaccante del Napoli. Ma anche lingua? Bravissimo. Dovrebbe essere tipo portoghese. Però veramente notizia mai verificata. Io falo portoghese. Esatto. Careca significa calvo. Calvo, esatto. Vorrei ricordare a tutti gli spettatori di non chiamarmi una volta usciti da qua in questo Careca modo, perché potrei incazzare. No, Careca. Non ci avevo anche se pensato. Non mi dispiacerebbe. È carino. Careca, bello, dai. Poi diciamo che in poche parole tu sei la Pellegrini di RZ, cioè sei l'alzabandiera, portabandiera. Sì, anche sono più basso, però cerco di portare avanti la bandiera. Per quello tu prendi la bandiera, ma se no non ti vede nessuno. Esatto. Prendi la bandiera. Ah, eccolo lì. Lì c'è lui, il pelato. Tu sei il Durello della mattina. Sì, basso compatto, non mi sposta niente nessuno. Baricentro basso, non ti fotte nessuno, sì, sì. È un po'. Aspetta, a dire non ti fotte nessuno. Aia, che abbiamo uno stronzo stasera. Abbiamo detto che siamo qua per questo. No, l'ultima chiosa su Careca. Io avevo provato a lanciarlo come soprannome con i miei amici, mai funzionato. Raga, chiamatemi Careca, per favore. Mi piace. Ma è andata malissimo. Sconsiglio. Allora, mamma, papà, Tommy, smettetela di chiamarmi Niki, per favore. Chiamatemi Careca. Chiamatemi boh, Toro, ma Niki. Oggi eravamo nel party, eravamo suo fratello, fa Niki. Mi faccio, ma chi è tuo padre? Fa, no, mio fratello, faccio, ma ti chiamano Niki? Noi non chiamiamo mai Niki. No. Ma poi cos'è Niki? Niki cos'è? Cioè, dai, Niki. Come il bicipite lì, Niki. Dai, Massimo, Nikita era fica, era Nikita, era Nikita, vero? Sì, sì. Guardavo le puntate su Italia 1. Sì, sì, Nikita. Italia 1. Vabbè, allora. Io farei un brindisi. Cioè, dai, iniziamo con un bel brindisino. Senza far vedere lo sponsor. Tanto di non far vedere lo sponsor. Trasparenti questi bicchieri. Quindi, grazie, le squeak per la sub. Non si possono far vedere. Non è un problema. Guarda, io posso. Bella, ragazzi, bella. Potresti essere che quello che vedi più questa sera. Pazzesco. Guarda, perfetto. Come va giù? Sound bellissimo, però. Comunque rilassantissimo. Cosa? Il sound bellissimo. Bello. Alto, basso, va bene. No, va bene. Io cerco. Dai Paolino, allora vai. Raccontaci un po' cosa vai, succede quest'estate. Rompiamo il ghiaccio. Quest'estate partiamo, nonostante il Covid. Ripetiamo, sottolineiamo, partiamo. Perché partiremo anche noi sotto il bus, dove ci sono le valigie. Esatto, si imboscano sotto per non pagare la quota. Chiaramente. Non è vero, sconsigliato. Ma infatti che ti conoscono già fatto, questa cosa già ti fatto. Dicono dai, io fammi venire gratis. Figa. Sì, però io poi sdelego, dico no, non dovete parlare con me, dovete parlare con altri. In realtà dovete proprio parlare con lui. Quando i ragazzi fanno le domande scomode, il trucco è delegare ad altri, mandare a dire guarda, attenzione. Non mi occupo io di questo. Non attenzione, perché hai detto una frase importante. I ragazzi. Ma da sempre li chiamate ragazzi. Chi sono questi ragazzi? I ragazzi sono le persone che partono con noi. È un modo per chiamarli che è molto spontaneo in realtà. Cioè non è molto family. È molto family. È nato da qualcosa sì, in particolare? Sì. No. In realtà, ecco, io è un termine che ho molto in bocca da tanto, ecco. Quindi e sei poi te che hai trasmesso il ragazzo. Sì, dai, sì. Hai sì. Detto, bella ragazza, e poi è diventato. Esatto. Poi sapere che mi chiamo ragazzone di cognome. Cazzo, non mi è mai capitato, però sarebbe fighissimo. Oh, picchia. Il mio nome è Instagram, ragazzi. Beh, stavi dicendo, quest'estate partiamo. Sì. Partiamo, le mete sono. Allora, facciamo Pug in Croazia. Partiamo. 3, 2, 1, partiamo.
Speriamo. Vabbè, dai. Sì, sì, no, ci siamo. Faremo Pag in Croazia, Zante Corfù in Grecia e Sardegna in Italia. Avevamo anche Malta. Sardegna in Italia dove? In Italia, in Italia. In Italia. Proprio in Italia. Proprio quella Sardegna a, lì. A San Teodoro. Eh no, perché io lo stronzo voglio. Voglio beccarmi. Mi vuoi beccare? Vabbè. Adesso starò zitto finché non mi viene una cosa maligna. Ahia. Saremo a San Teodoro. Avevamo anche Iore de Mare Malta. Che però, però purtroppo appunto le abbiamo annullate. Ovviamente per motivi. Ma tipo durante la, la pandemia, la situazione, esatto, del Covid e tutto così. Cioè voi eravate a casa e dicevate minchia st'estate. Eh sì, un cazzo. Sì sì, preoccupazione altissima. Anche perché comunque la situazione era tutta in divenire. Quindi non, anche noi, esatto, non sapevamo. Era tutto un'incognita. Certo. Esatto, diciamo tutto che più che altro incognita. Cioè tu, tu hai detto prima in, a noi in privato, sì, il tuo lavoro è RZ, sì, sì, 24 proprio, su 24. Esatto, sì sì, tutti i giorni lavoro in ufficio mi occupo di vendite. Quindi sarebbe il tuo pane, esatto, che sarebbe potuto venire a mancare, diciamo. Esatto, sì, che sembrava proprio essere a mancare. Minchia. Essere a mancare. Pensate, sì, essere a mancare. Essere a mancare. Questo è un poeta. Non mancherato. Essere, essere a mancare. Ciao amore, mi essi e ami. Tre turni avete detto che fate? Tre turni a Corfù, sì. E di solito erano 5-6. Erano, no, Corfù erano 4. Io sono responsabile, quindi, a Corfù. Pag, li fate comunque. Ah, tu vai a Corfù quest'anno? Sì, io sono responsabile a Corfù da 3 anni. Noi andiamo a Pag quest'anno. Attenzione, ma è tutto per scoccare una vacanza. No, sì, sì, certo. No, ma va. Ah, non dobbiamo parlare con te. No, no, vi lascio un altro numero. Ok, spegni Pino. Spegni e chiamiamo. Vabbè, Oscura. Dai, chiamiamo un altro. Chi era quello delle vacanze gratis? In culo. Vuoi la mia maglia rossa? No, no. Sono proprio un bastardo. Porca troia. In effetti mi fa un po' male il bucio. Quindi dicevi? Facciamo Corfù. Solitamente sono 4 turni che vanno più o meno da metà luglio a metà agosto. E quest'anno ne faremo 3. Partiremo giovedì col primo turno e torniamo il 15 agosto con la fine di tutto. E Pag ne faremo 4 al posto che 7. Mi ricordo che erano, esatto, erano tanti. E Zante un po' di più Pag, no? Sì, 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 sia come numeri, sia come dimensione proprio del viaggio. Perché comunque a Pag c'è Zurch, voi ci siete, stati, appunto. Esatto, sì. Mamma, non sono mai stato a Zurch. Mamma, non guardare i video di cosa succede a Zurch. Cioè, nemmeno a Barcellona se va a San Teodoro, non guardare niente. Fatti cazzi tuoi. Poi torna a casa abbastanza rovinato. Sì, no, quindi esatto. Se il giorno dopo che torno, dormo 28 ore, fatti due domande. A proposito di mamme, posso salutare la mia? Certo. Che certo. Starà dormendo. Dove guardo? Starà dormendo sicuramente sul divano. Come proprio si, la live come accesa. Si chiama la mamma? Mamma si chiama Anna. Mamma Anna e papà Giorgio. Ho finto bene di non conoscere il suo nome. Figa, speriamo dorma mio padre. Papà, non sono a Cislago. No, ma il nome del padre. Parlando di padri, te l'ho annunciato prima. Una, sì, mia amica. Mia, attenzione, ragazza, ti amo. Ci ha scritto: cazzo, Paolo Nuzzi è mio padre. Figa, Erika, presentati. Ti parlo di come è successo. Avrai le risposte che ma vuoi. Ma non chiedere soldi, Concepita. Ah, no. Concepita. Soldi, sempre ti do un altro numero. Concepita. Serio, vedevo. Concepita. Concepita a Corfù. Ma è lì che succedono le cose. Primo turno, secondo turno. Era a cavallo tra i due turni. Era un po' troppo a cavallo. Era proprio a cavallo. Ma ti vai sempre a Corfù? Sì, sono 3 anni che sono responsabile a Corfù. Che due coglioni. No. No, non vorrei. L'hai detto tu. Non vorresti andare a qualche altra parte. In realtà no, perché poi dopo, ormai dopo un po', sì. Ma poi, nel senso, è bello perché con gli anni costruisci qualcosa. Infatti, cioè, adesso è Paolo Nuzzichiopoulos. Esatto. È tempo che va in Grecia. Cioè, ormai ho contatti col primo ministro di Corfù. Famoso primo ministro di Corfù. Poi, sì, cioè, ha lo stesso cognome. Cioè, ha cognome lì. Guarda, Tommy Bex, che è un sizzatore. È uno che ci è iniziato a seguire. Un nostro amico. Ah, sì, bisogna salutarli questi, sì, vero? Grazie, Tommy Bex. Però ciao, non li leggo fino a lì. Scusa, no, no, Tommy Bex. Infatti, io lo leggo. Però, se vuoi, poi ce li abbiamo qua. Vedi, Tommy Bex. Okay. Ho tagliato le maniche solo per rispetto nei tuoi confronti. Dicono sia la persona più. Ci ha mandato un saluto. Chi? Ciao, Gbots 94. Bella Gbots. Gbots o Gbots? Bella Gbots. Grande tu. Adesso ti dedicherò tutto. No, non so chi sia. Se ti conosco, palesati. Perché questi nickname. Metti un nickname. Siamo nel 3000, ma questi nickname. Lei che si chiama Joe Panterona 93. E dai. Poi una del 39, che è una pantera, ce l'ha addosso. Non posso che esserla. Perché 93 era finito. Cioè, 39 era finito. C'ho i tasti, ma non li ho ancora usati. Però.
panterona. Mi graffia un attimo. Minchia. Mi graffia magari perché è alto. Tu sei questo qua. Ok. Ma perché urlo? È un problema mio? No, okay. Probabilmente chiunque urli si sente un po' la graffiata. Però. Ah, ok. Ma non lo so, proviamo. Sì, esatto. No, ma in diretta non si sente. Ok. Potete smutare Pino. Potete smutare Pino. Non male, Pino. Non male, dai. Persone potrebbero venire in rezzetta. Bella rega. Quanti siamo? Si inizia così di solito. 23 persone, ma direi che ragazzi è ottimo, sì, sì. Scusate, però 23 persone mo accendo Twitch. Siamo 24. Siamo 24. Allora, più 5991 ci scrive: "Ciao bestie, sono il Peter". Figa il Peter. Ma il Peter Calegari, figa. Ah, no, Peter Langhini. Peter Langhila quello. Grande Peter. Che braccio che ho. Tormentone dell'anno 2010. Figa, me lo son perso. Ero in vacanza, ero lontano. Forse era proprio quel cavallo lì tra era... una... Ah, e quando è nata Erika. Erika, mi ha distratto. Una figa epica così. Come Nuzzi Erika. Beh, ma il tuo viaggio sì. Più memorabile della storia dell'umanità che tu abbia mai vissuto, passato. Ok, a livello lavorativo? Ma sì, anche generale. Di figa. Concilia a livello lavorativo, a livello personale. A livello personale, divertimento tuo in cui sei uscito e hai detto cazzo, figa che viaggio. Questa me la ricordo. Ok, allora risposta molto democristiana è che cioè tutti i viaggi sono belli uguali, tutti i gruppi sono cioè non facciamo differenze, sai, tutti i gruppi sono speciali. Esatto, cioè. Ok, adesso pezzo di merda. Ok, adesso. Puoi citarci adesso. No, no, però è vero, ci sono gruppi, cioè sono gruppi che vivono il viaggio in maniera assurda, cioè proprio li vedi che è gente che vuoi nel tuo viaggio. E è figo perché ti cambiano tanto. Certo. Cioè, nel senso, noi come staff, appunto, perché vabbè, spieghiamo un attimino. Noi partiamo, organizziamo alloggio, trasporto, eventi in loco, ma soprattutto abbiamo uno staff di animazione. Che bene o male, comunque dà la nostra idea di viaggio. E quindi è molto influente. Esatto. Cioè, diciamo che voi fate, oltre che l'organizzazione del viaggio, siete sì. Anche l'animazione stessa del viaggio. Esatto, poi per le puttane, le escort bisogna sempre chiedere all'altro. A quell'altro, io non so sempre. Nulla. In realtà gestisce tutto quanto lui. E soprattutto le puttane, le escort. Mamma, se quello... dormi, mandami. Ma se sei sveglia, mandami un messaggio. Che... così per sapere. Togliamo i filtri, togliamo. Esatto. Dormi. La babba c'è la Paola. No, proprio le puttane con RZ. Tu dici proprio come partecipanti, come ragazze che vengono se... Sì, non i ragazze. Ah, ok, okay. Gli altri. Ah, in generale. Quelli di RZ, quelli con la maglia blu. Ah, con la maglia azzurra proprio. Ok, no, cioè nello staff di animazione non portiamo escort esplicitamente. No. Escort, ecco, se, okay, se volete okay. Questa risposta. No, beh, magari cioè, ci sono discoteche dove scendono le no, escort. No, no, certo, sì, certo. Sì. Cioè nel senso in maniera molto più easy di quello che è. Cioè no, certo, l'escort esatto. È un lavoro. Cioè, anche perché se tu vai RZ, perché il lavoro più antico del mondo. Scopa quella l'anno prossimo vai con RZ, cioè, no? Cioè, scusa. Beh, in effetti non sarebbe una brutta giocata questa, certo. No, beh, io pensavo che ci fossero, tipo... Però andrebbero salariate. Esatto, sì, domanda importante. Vai. Ma voi, i vostri ragazzi, a livello di animazione, ragazzo che non ha un, non so, un ruolo di importanza massimo, ma un ruolo minimo, base, sì. Viene salariato? E salariato direttamente no, ha un rimborso di tutto quello okay, che è un rimborso spese, diciamo. Sì, sì, sì. Poi ma comunque vacanza, è un discorso molto difficile in quanto dipende appunto da quello che è l'impegno, certo, anche certo. A livello durante la stagione, se c'è un ragazzo che fa 3 settimane, comunque l'impegno che dà, la disponibilità no, che quindi viene anche tanto. Valutato? Assolutamente, sì, sì, ci sono molti casi di ragazzi che vengono valutati. Vabbè, ci sta alla fine casi, dai 20 no. Euro al mese. Qualcosina, sì, ma gli dai 2 drink. Poi sbronzo e dici, oh, t'ho pagato. No, non è vero, ovviamente. Ovviamente è una cazzata. Ma quanti sono tutto adesso? Vero. Quanti siete nella famiglia di RZ? Come staff siamo 120-130 circa. Ma in sì, tutta sì. Italia siete? Sì, sì, sì. Cioè erano ragazzi da tutta Italia? Sì, sì, a livello di prenotazioni noi prendiamo su base nazionale. Poi io, ovviamente... Internazionale? No, internazionale no. Ma non ci avete mai fatto un pensierino? No. International sarebbe male, eh? Qualcosina sì. Cioè ci avete pensato, come sì. Penso, no? Sì, sì, sì. Però poi... difficile forse, no? In realtà non è difficile, va programmato. Va, le cose vanno fatte bene. Ma è nei piani futuri magari di RZ o non viene... Cioè se arriva bene, se no... Amen. Beh, abbiamo dei piani, abbiamo delle idee, sì. Ok, potremmo arrivarci invece con altre società che fanno lo stesso lavoro, che lavorano nello stesso sì, sì, okay. Noi condividiamo il tour operator con un'altra agenzia mm-hmm. Che si chiama Lemonade, con la quale appunto siamo partner del loco. Esatto, ma tipo al di fuori di RZ, quali sono le altre
Devo fare i nomi della concorrenza. No, quanti ce ne sono? Ce ne sono tanti. E... cioè, io intendo però a livello RZ. Cioè, non è che io e lui decidiamo, vabbè, organizziamo un ma viaggio. Ma sì, zio, c'è scuola Zoo che è la base. Cioè, che RZ è una merda. Ma che cazzo è questo? Come si chiama questo? Non mai, mai sentito. Scuola Pu. Ah, scuola Pu. Okay. Lascia stare sul raso. No, comunque vabbè, dico, scusa, ci sono. Scusa, posso farvi notare una roba? Vai, vai, vai. Ma lo dice, cioè, siamo qua in tre. La Bex cos'era solo per lui? Riempita tutto. L'hai portata tu? Vabbè, vado per un refill piccolino io. Vai, 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 rifilla. No, cioè, al di fuori poi dei nomi, cioè, che tanto, vabbè, penso comunque magari quelli un po' più grossi sanno così, sì. Però, cioè, c'è tanta concorrenza in questa cosa qui, oppure ognuno fa il suo e non stai troppo a guardare l'altro? Beh, in realtà la concorrenza c'è, e... appunto perché, cioè, sono tante agenzie piccole che comunque ricoprono un ruolo sul mercato. Però voi a livello di grandezza siete comunque tra le più grandi, sì. Se non la più grande forse. No, non siamo la più grande, però siamo assolutamente tra le più grandi. Ecco, poi, beh, diciamo che voi, quando noi ricordo siamo andati, la prima volta siamo andati tramite voi proprio, sì. Con RZ. Tramite te? Siamo andati, esatto, sì, esatto, sì, siamo sì. Andati a PAG. Sì. E lì, cioè, per quanto ne avessi saputo io, mai no, sentito io, RZ... Non era una cosa forse appena nata. Sì, esatto. E anche noi nell'organizzarci non eravamo molto sicuri, tranquilli di dire cazzo, però ci stiamo affidando a loro perché obiettivamente è non ti dà quella cosa di sicurezza voi, che magari noi siamo proprio nelle vostre mani, voi ci date tutto, avete il vostro piano, ce lo date tutto già fatto, ben sì. Costruito. Poi sta a noi chiaramente seguirvi come in ogni cosa. Però anche lì Edin Peco ha iniziato a seguirci, è diventato bella un sensatore. Edin Geco. Peco, scusami. Grandissimo Peco. Quello sono io che faccio. È vero. Sì, sì. Sì, 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 sono uguali, gli ultimi due sono iscritti. Edin Botto. Che è sta roba. Edin Geco merita un po' di. Ma infatti non ha riso nessuno. No, no, è degno di nota Edin Geco perché. Che lui è stato presente a PAG. Ah sì? È vero, lui è arrivato però sarebbe un personaggio dalla differenza. Cioè, se la vacanza è meno, arriva lui e più. Stai tranquillo. Dai, sì, sì. Poco ma sicuro. Ti aspettiamo allora, Edin. E niente, ti stavo dicendo. Noi quando sì. Volevamo organizzarci e venire sì. Con voi, avevamo un attimo di quella roba lì. Di dire, cazzo, ci stiamo affidando a loro, ma non sappiamo realmente chi sono, cosa fanno, cosa certo. Andremo incontro. Ok. Però lo spazio libero che ci avreste dato comunque ci faceva comodo. Sì. I prezzi erano abbordabilissimi, convenzioni con tutti. Sì. Non è vero, ma pagato, ma pagato per queste cose. Non lui, è l'altro. No, io in modo una lira. Dopo manda una canna. Ciao mamma. Mamma, vabbè. Ciao Anna. Ciao Anna. E niente, poi pian piano dopo il primo viaggio noi indirettamente probabilmente abbiamo sponsorizzato un sacco sì, questa sì, cosa di RZ certo. E abbiamo sentito tra conoscenze nostre nel nostro piccolo che RZ ha fatto un boom clamoroso. Sì sì. Cioè adesso si è da una piccolezza è diventata una voi piccola che anno, realtà che anno avete fatto PAG? 2017 noi... sì Eravate forse ancora agli inizi. Cioè era molto già organizzato. Vabbè, erano molto organizzati. Sì però non era molto conosciuto sì, forse sì, sì. Come adesso ovviamente. Sì sì noi nasciamo nel 2015 facciamo Iore 2016 è il primo anno di PAG 2017 poi dopo iniziamo a giungere PAG ha aiutato a... sì PAG è comunque il nostro core business anche proprio come dimensioni della vacanza sì, diciamo certo. Che è un parco giochi sì, ragazzi, è l'isola dei balocchi droghe fighe sì, sì. Pazzesca PAG sì, sì. E sì, cioè noi siamo in netta crescita sul mercato, ecco. E Capodanno invece? Capodanno lo dico il prossimo cosa non sapete ancora niente. Sul prossimo bocche cucite. Ah, bocche ci sono cucite. Importanti sorprese? Sì, sì, ci stiamo lavorando. Okay. Ci stiamo lavorando. Faranno il Capodanno a Cislago. Cislago, sì. Ho fatto sopralluogo in piazza prima, mezzanotte piazza facciamo normale, lì. Però, bellissima, normale. Raga. Cioè, non ero mai stato a Cislago, mi piace un sacco e vi dirò vorrei un soprannome di un cislaghese. Attenzione, attenzionotte, oh merda. Allora, tu devi sapere che Cislago okay. È per antonomasia, sì. La città dei matti. Esatto, infatti. Ci sono mille matti. Sì. Che hanno tutti un soprannome. Lui è il migliore amico dei matti. Lui conosce tutti i matti. Io ho una grossa passione per i malati mentali. Beh, mi piace approcciarmi a loro, parlare, sì, sì. Discutere. Beh, ma che cos'è la follia? Cioè, che cosa ne sappiamo noi? No, comunque, stasera te lo per colpa di. Cosa? Ho sentito bene? Per colpa sua che ascolta i matti. Cioè, che guarda i matti. Sì. Così. Lui li segue anche su Instagram i matti, no? Sì. Pieno di pagine di matti. Così. Una volta il mio Instagram era fatto di calcio, basket.
qualche figa per sbaglio. Sì. E basta, no? Sì. Lui ha iniziato a mandarmi tutte le cose dei matti. Arrivano. Adesso io apro Instagram, la figa già non ce n'era prima. Ancora di meno. Il calcio solo se giocano, solo matti, capito? Tutto per il passo. Cioè, ma io... ci seguono sul podcast? Speriamo matti, di sì. No, però io farei un task edition. Dai, figa. Un matto lo porterei. Potremmo portarlo, ma sarebbe molto ingestibile. Dovrei coccolarlo. Tutto. A 20 sub task edition. A 20 sub. A 20 sub task edition. 20 sub task edition. Pasanella, vieni quando vuoi. Adesso è all'aveno. Ha preso l'ultimo. Però io ho questa passione qua. Mi piacciono queste i malati mentali. Cioè, a Cislavo ce ne sono veramente tanti. Sì. E parlare con i malati, sentire che cazzo hanno da dire, le loro storie, come te lo raccontano, quello che hanno in testa realmente questi, sì, questi cristiani. Perché, cioè, matti, non so tu che cosa abbia in mente per matti. Sì. Io ti dico uno che è disagiato, uno che chiaramente ha dei problemi mentali forti ed è in giro, magari ha una certa età, ed sì, è in, sì, giro per i paesi. Sono dei classici. Sì, super, sì, no, ma anche a Lurago d'Erba ci sono. Super, certo, classico. Sì. Ecco, i matti, per i paesini lombardi sono super classico. Sì, 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 certo. E sì. A me questa cosa appassiona un sacco. Questo è NordJR. NordJR. Oh, ce l'hai fatta. È un sizzatore, un sizzatore. Ed in peco scrive pagzesca. Pagzesca, bravo, bravo. Pazzesca. È sul era l'hashtag quando sono nati. No, ma sì, lo è ancora. Sì, 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 lo è ancora. Come Nica, anche il We Are a Big Family. Esatto, sì, qua, sì, sì. Che è un po' il nostro. Sì, sì, il nostro. Il nostro claim, diciamo. Il cavallo di battaglia. È il nostro cavallo di battaglia. Non parlo, cioè, a favore, da neutro. Credo che una differenza sostanziale tra voi e le altre agenzie sia che comunque quando tu usci da RZ sei proprio una famiglia. Cioè ti senti davvero tu, sì, pensato, sì, come cliente, dici ma dove cazzo sono finito e soprattutto con chi cazzo sono finito. Cioè, sì, beh, è proprio, cioè, una questione di cuore viene fuori. Sì, esatto, sì, sì, sì. Sono tre anni che chiedo un rimborso per quella vacanza di merda. Ancora niente. Perché scrivi a me e io gli dico no, siamo... io niente. No, ma pensi, aspetta un altro, gli ho detto no, guarda, di parlare con lui. È un giro. Sì, è un siamo giro. Una famiglia. Oh, ragazzi, ovviamente è una cazzata. Figa. Ma Maria, la lettera, licenziamento. No, perché come si dice, vabbè, ma tu lo fai di lavoro, però, cioè, ma lavori tutti i giorni, ma in ufficio tutti i giorni. Sì, sì. Ma lavori tutti anche la casa. Un saluto a Elisa Schmidt che ci manda le foto qua, che ci sta seguendo. Ah, grande. Ciao Ale. Ciao. Eli. Fa niente. Cazzo, l'avevo anche detto in maniera sexy. Ale, sì, è andata proprio... malissimo. C'è un Ale collegato che si è sciolto probabilmente. E vabbè. sì, sì, cioè, è proprio il mio lavoro. No, volevo riagganciarmi un attimo alla questione del We Are Big Family. Che, mm-hmm, nel senso, è una cosa che, sì, è vero, sentiamo molto. Cioè, è proprio una risposta che ci arriva dai regaz, dalla fine vacanza. È uno dei nostri obiettivi. No, chiedo scusa, ma vai. No. Mi prepari i cuffie, prepari i cuffie. No, se mi era venuta una cosa in mente che poi per vari motivi non posso dire. Quindi. Prego, vai avanti. Ok. Chi doveva capire l'ha capito. Censuriamo. Io immagino, sì. Figura, c'entro sempre io. Quando Morosi ride perché ho fatto qualcosa io. Questo per l'audio, lo dico. Hai verificato. Adesso ho rialzato e si può, okay, parlare. Ok, siamo online. Siamo live. Ok. La chiudo lì. Adesso ci saranno quelli che hanno fatto lo screen, si guardano il labiale e dicono sfrigatevi questi bastardi. Che grosso che sei. Ma li mandiamo. Ma noi non li sentiamo, esatto, no, voi non li sentite. Perché noi quando facciamo una battuta pessima, ovviamente ne, okay, facciamo tanti, sì, lui soprattutto, sì, sì, noi, io e Moro ci guardiamo, cioè, nel senso, sono assolutamente io e Moro ci guardiamo, facciamo come che dimmi, che non ridono neanche i gufi, si sentono i gufi, vuol dire non ridono. Adesso ultimamente anche i gufi hanno smesso di darci quel senso. Anche perché quando ho iniziato io a fare gru loro facevano gru. Basta, figa. A volte ci alleiamo. Il grande amico. Ci alleiamo e quando uno fa la battuta di merda, piuttosto di fargli fare a lui gru ridiamo. Sì, sì. Sì, è tutto un gioco d'alleanze. Sì, 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 sì. Volevo raccontare questa su Nico. Capodanno, Barcellona, no. Plaza de España. Porco Dio. Plaza Catalunya. Catalunya, ostia. Chiedo scusa, si può bestemmiare? Attenzione, sì. Se poi ci bannano ne apriamo un altro. Vai aneddoto su Nico, che io ce l'ho già in mente. Aneddoto su Nico. Era il 31 dicembre. Io stavo salendo le scale della metro per arrivare in piazza dove c'era tutto il gruppo. E io mi ricordo cioè mentre facevo le scale, mentre salivo, mi chiedevo, scusate la birra, l'ho fatto grazie. mi chiedevo se i ragazzi stessero divertendo, no? Dicevo, ma si staranno divertendo.
salgo e trovo Nico Rimoldi in spalletta qualcuno che fa i cori. E c'era tutta la piazza, raga. Tutto il nostro gruppo più mille altri italiani a seguire Nico. E io ho detto, ok, dai, sta andando bene. È lui il coglione del gruppo. Sono il coglione del gruppo, sono sempre io. E coro, molto figo. Coro, diciamo, caratteristico di Cislago, che sì? è Home One the Saints. Ah, sì, sì, era. Cioè, è caratteristico di Cislago. Caratteristico, chiaramente. Cazzo, quella sera mi ricordo un cazzo. E ci sono dei video a testimoniare quello che è stato fatto. Ma spariti completamente. Abbiamo praticamente rapinato due o tre tocchi che vendevano le birre. Cioè, erano loro che dovevano rapinare noi, noi abbiamo rapinato loro. E poi siamo messi a venderle probabilmente. Cioè, tipo a Barcellona che è successo, c'erano un botto di furti, mi ricordo, gente che scavava così. Ma in qualcuno è venuto a rompervi i coglioni a voi, come per dire mi ha rubato le cose. Cioè, magari no. Sì, però comunque noi in quel momento non abbiamo responsabilità. No, certo, però certo. Immagino scemo del turno che dice mi devi ridere il telefono, cioè certo, sì, ci sì, sarà sì. stato pre- sì penso, sì no? sì però nel senso adesso vogliamo i nomi. Quello là, madonna, se lo becco, cannizzaro di merda. era lui che rapinava tutti. Quella merda. Io c'avevo mille tasche piene, cioè no cazzo mio. che tra l'altro io questa cosa qua l'ho saputo, cioè questa roba qua che è accaduta, in poche parole eravamo in un bar la sera di Capodanno, la notte di Capodanno, e c'è stato un attacco dell'ISIS. Figa. Un attacco di un centinaio di nordafricani, ma quanto cazzo parlo bene, nordafricani che hanno passato la via, cioè l'hanno proprio ripulita e chiunque beccassero mettevano via. Io in tutto questo ero raso come una merda ed ero sopra. Esattamente sopra e guardavo tutto. Vedevi tutto, ma. Ma non vedevo niente. Esatto. E sempre loro importante. Mi hanno raccontato che a una certa sono arrivati Mossos di squadra. E hanno fatto pulizia. Pulita. sì. Sembrava la. Con la classica dolcezza dei Mossos di squadra. Sì, esatto. Che... Sembrava per quando chiami l'impresa di pulizie, però sì. del mondo, capito? Cioè, esatto. No, c'è troppo cazzo. Pulito. Porca pulito. E poi hanno chiamato l'impresa di pulizie per pulire il sangue che hanno lasciato i Mossos. Però comunque. Sì, quello c'era Nico. Quello quando organizzi un viaggio e succede un inconveniente del genere, che appunto è. Non è stato un inconveniente, sì, cioè è, nel senso. È imponderabile, ma no? Sì, no, nel senso, non è mai successo un'altra cosa come quella volta lì a Barcellona. Così no. Vabbè, ma poi così scusami, no. Cioè, non è che sia stato. No, esatto. Un casino. No, dai. Vabbè, c'era un botto di gente. Una, ma perché quella sera eravamo in 4.000. Esatto. 3.999 erano ubriachi. Lui era ubriaco, era moroso perché era svenuto. Quindi cioè, era ubriaco in un altro mondo. Era dopo essere ubriaco. Hai ascoltato, non ero svenuto. Un saluto alla Taberna Gallega. Ciao Taberna. Ero contrario. Ciao Aleandro. Ciao Ale. Ah sì, perché poi tu li conosci. Figa, ci litigo tutti gli anni con Alejandro. Sì. Annaggia. Ecco, pensa che in quella cazzo di taverna noi che eravamo in 5, no, in 7, mm-hmm. no, in 7 eravamo, in 6. No, in 7. In 7. Come eravate per 9, no? Eravamo in 7 in una 9, ma neanche con amici falsi eravamo in 9. In una camera da 8. Cioè eravamo in 7, che comunque vabbè, è un bel numero, ma eravamo in 7, non siamo mai in una ottupla, mi ricordo. Mai riusciti a mangiare insieme. Perché è vero. Praticamente tutti perché era organizzato di merda. Ma esatto, facciamo schifo. ma poi dovevate vedere che cazzo di posti ci portavano a mangiare. No, parlano male di noi. Ma c'era quello che c'aveva i pesci surgelati almeno dal 2002. Li tirava fuori. Paella, ma vaffanculo, va. Sapete che fine ha fatto la paella? Soldi. Nel mare. Ridiamo al mare ciò che è del mare. Perché... c'è un Nico Rimondi lì. Aspetta che lo vediamo. Claudio. Ah sì, Claudia. Mia collega. Ah davvero? Sì sì. Ciao Claudia. Grandioso. Ah sì, la mia donna. Dovrebbe essere lei sì, la mia ragazza. Sì, che non è lei. Però un'altra Claudia si è sciolta. Ciao Claudia. Ciao Claudia. Ti è una collega nuova. No, non è Claudio Turconi. Ah. Cazzo, non sei lei. Esatto, perché collega. Bisogna pensare RZ. Io stavo già pensando all'ufficio tipo d'assicuratore. No. È responsabile in Sardegna lei. Ma tu prima adesso... cosa che facevi? Scusami, ma obiettivamente, ma chi cazzo si fa assicurare da una faccia? No, perché no, ti spiego. Perché qualsiasi a Nico... cosa succeda, assicurazioni Paolo Nuzzi. A Nico l'altro giorno gli faccio: ma Paolino che lavoro fa? Mi fa. Guarda, non lo so, mi sembra che fa l'assicuratore. Ho detto, vabbè, non l'assicuratore. No, non l'ho mai fatto. Perfetto. Non l'assicurate mai con me. Vi assicuro che sbaglio. Assicuratevi da Paolo Nuzzi. Se sbaglio, è colpa sua. Porca troia. No, in realtà. Dai, devi far partire. Oh, intanto un altro è arrivato. Oski
46. Ciao Giulio. È mio amico. È mio amico lui. Sì, sì. Un saluto. Ciao, un saluto. Giulio. SRS scrive 10.000 bit per il braccio di quello con la maglia rossa. Sono daltonico. Ah, figa, ogni tanto arriva il ventilatore e mi rianima. Sì, è più rossa la mia faccia che la mia maglia. E ho il ventilatore puntato. Io prima di lavorare per RZ in realtà mi sono laureato. Stai zitto, non dire cazzate che la gente ti guarda. No, cioè, nel senso, ma perché ho amici in Calabria. Ma... sì, anche sì, noi. Arredatemi mio figlio, brutto calabrese. Un saluto a Carmeluzzo. Grazie Carmelu. Grazie a Franco Banana. Stesso, È Carmeluzzo quello di giù. È appena nato Carmeluzzo. Ah, ok. sei laureato. Mi sono laureato, sì. Era settembre 2017. Ho fatto un'esperienza all'estero e tornando appunto mi è stata proposta. Ma tu RZ non hai mai fatto un altro lavoro? In realtà ho fatto tante piccole esperienze. Appunto Frocio. Perché guarda che cazzo ho avanzato. Figa la funda. Figa la funda. Questo parla, ma l'ho insegnato a bere ieri. Stampato a te sul muro del garage venerdì. No, una cosa che mi preme chiederti. Sì. Ma tu prima di diventare responsabile di RZ, sì, eri anche cliente? No, io non sono mai stato cliente. Quindi proprio. Proprio io sono entrato, ho fatto la prima esperienza, l'ho fatta a Zante. Con la meritocrazia in Italia. L'ho fatta a Zante nel 2017 come staff. Tra l'altro, una storia piuttosto particolare. Avevano bisogno di un ragazzo. Mio fratello conosceva Matteo Turati, che è anche lui uno dei responsabili. Ah, quindi il famoso. Beh, noi l'abbiamo visto a lui, sì, dovrebbe essere quello che quando c'è qualcosa date da lui. È lui, scrivete è tutti a Matteo Turati. Lui non sa nulla. Grazie a Matteo Turati per la sub. E quindi appunto faccio un turno da staff. Tra l'altro io la sera prima di partire non ero convintissimo. Dicevo non lo so cosa vado a fare, cosa gli dirò. Staff, l'animatore, a fare proprio sì, animatore. Okay. È giusta la parola animatore? In realtà è un po' fuorviante. Esatto, perché l'altro giorno parlavo sempre con Nico, no? Perché dicevo... non parliamo solo tra di noi. Non abbiamo nessuno. Okay. Ma noi in realtà veniamo sempre qua e parliamo da soli. Così, detto, ma invitiamone uno per è una serata normale. Sì, per... sì, sì, magari esatto. Non è vero, siamo in diretta. Era solo per dire uno in più. Una volta scendiamo proprio la telecamera e ci guardiamo così siamo in serie. Mica che bello quello. Impeco punto esclamativo Prime. Cos'è no, che ha scritto? Punto esclamativo Prime per fare l'abbonamento. Che però non è ancora attivo. Però mi sa che dalla prossima volta potrebbe essere. Volete vedere il cazzo? Dai, faccio per direct. No, stavo dicendo dicevo parlavo con lui, sì. No, e dicevo cazzo, però vorrei chiedergli per un animatore, no, cioè per sì. Un giocatore il tuo pallino è di cazzo, diventa un giocatore, gioca a San Siro, ok, sì. Però un animatore è quello di, però lui mi diceva però RZ non è solo animatori tipo che ne so quelli dei villaggi, quelli sì, che sì, non sì. È proprio un animatore, no, sì, è più sì, uno sì. Quello che dicevo io è un moderatore, diciamo. Biraghi, come l'hai chiamato? Moderatore. Un moderatore. Sì. Carino, adesso ne parliamo. Sì. Biraghi vuole giocare a Barcellona. Sì, non ci arriverà mai. No, non ci arriverà mai. Beh, gli è andato abbastanza il culo all'Inter in questo momento. Esatto, già ha fatto il massimo. Speriamo di vederlo ancora poco. Paolo Nuzzi, animatore, moderatore, sì. Come volete chiamarlo. Sì. Dove vuole arrivare? In realtà, appunto, io da fare lo staff, poi sono diventato responsabile, quindi. Nel senso ho avuto un qualcosa in più, ecco. Quindi sì. Diciamo l'idea che tu però stai dando è quella di andare a lavorare costantemente H24 per quel tipo di ma invece quello che voglio dirti è, cioè, fare l'animatore sì. A Ibiza, a New York esatto, quello era la mia cosa. No, in realtà no. Cioè non in c'è un San Siro delle mete. No, diciamo. Non c'è un San Siro delle mete, okay. È semplicemente un'esperienza che è molto segnante. Cioè, allora facciamo un passo indietro sulla concezione di animatore, di staff. Moderatore è carino Sì, perché alla fine devi controllare che tutto vada bene. Però non è che devi sì. Far divertire la gente, no? Non sei tu l'anima del... credo che in cioè, parte anche quello. Beh, in realtà sì. In realtà sì. Nel senso, noi nella selezione abbiamo ovviamente il nostro modo di selezionare, la nostra filosofia per selezionare le persone. In realtà non esiste uno stereotipo o dei requisiti, no? Cioè non è detto sì, che sì. Uno che è mega tira in mezzo di qua di là è certo. Perfetto che viene a fare l'animatore sì, e dall'altra parte uno che ti può sembrare un timido sì, è sì, uno un riservato, diciamo. Esatto, cioè la realtà è che è un'esperienza che veramente possono fare tutti sì. Anche perché comunque
come si chiama? Lumpt. Rent 1997. Oh, bella, Fla. E allora è un... No, non lo conosco, è una cazzata. Ciao, Marco. Christian Di Giampieri. Christian Di Giampieri, conosci? Minchia, sì, raga, Crillo. Sì, sì, è un grande, raga, è romano. Bella, Crillo. Ciao, Crillo. Bella, Crillo. È un grande, Crillo. Damn, Crillo. Bella, Crillo. Crillo, facci un commento se vuoi vedere la minchia di Paolo Carcaduzzi. Però lo devi fare quantomeno molto simpatico. Zoomiamo, non vi preoccupate che zoomiamo. A noi basta un commento. Desi RS ha iniziato a seguirci nuovo per far comparire probabilmente il nome, ma non lo sa che siccome già ci seguiva non compare di nuovo. Non ti salutiamo più, scemo di merda. Mogaz, eccolo qua. Mogaz 997. Mogaz, grande. Oh, ma siamo tanti adesso, no? Ma è gente che va, gente che viene. Siamo sempre 23. Dai, la gente Costanti. Evidentemente non siamo... Ma si è sparsa la voce perché tutti adesso sono arrivati probabilmente. Beh, meno male, dai, no. Intraloco potrebbe essere un mio amico, però vuol dire che comunque stiamo dicendo delle stronzate e la gente dice: oh, ma guarda quelli che stanno dicendo delle stronzate. C'è, esatto, anche uno stronzo. Pino. Comunque, allora, Tommy Bex scrive: maglia rossa è decisamente ina. Non so cosa significhi. Forse era femmina. Può essere grossina. Morosina. Morosina. Ah, morosina. Desi RS scrive: nominami più spesso. Va bene, Desi RS. Desi RS. Prova a ridirlo. Desi RS. Ogni tanto nominano. SR Desi. Poi, oddio, Christian Di Giampieri. Se abbassi il volume, magari fai favore a tutti quanti. Grazie. E si sente. Volevo fare uno spettatore in più. Teniamola. No. Minchia, poi non so leggere. Teniamola Corfù con la macchina. No, teniamola per Corfù la macchina di Paolino. Ah, teniamola per Corfù la macchina di Paolino. Che macchina? Che cazzo ne so? È tuo amico. Cioè, non mi sono un cazzo la tua macchina Corfù, eh. Bella, Crillo, ti aspetto. In poche parole, siamo partiti da un... Partiamo noi in vacanza. Partiamo tutti. Tommy Bex dice: maglia rossa è decisamente inappropriato. Ah, maglia. O forse ina perché gli sta piccola, quindi è una magliettina. Rent 1997 ed è subito, scrive, un giorno in pretura. Dono 5 euro se metti K.O. Pino. Chi è Rent? E non lo so. Poi scrive: grande Paul. Sarà il cugino. Grande Paul PD. Il cugino di Paul. Sì, credo. Sì. Rent, no, Rent di Russo. Intraloco è Nick. Nick, dimmi se sei tu. Poi sono io, sono Nick, se sei tu fai una sub. Ah, la minchia, dicevano la macchina per cui... Ah, la minchia, la minchia, ah, la macchina. Okay. Sbagliato a scrivere. Allora la domanda, la domanda mi sorge spontanea. Attenzione. Già vista e rivista da Muschio Selvaggio, sì. Perché questa bravo sì. Ma lavorare per RZ e andare nelle discoteche in giro per Europa, Italia, sì, ti fa scopare di più? Personalmente? No, vabbè, magari personalmente. No. Personalmente no, se chiedete altri... a tanti altri io vedo che trombano tutti. Un personalmente. Un saluto a Ste Gambini, il grande Ste. Bella Ste. Ma è un po' come parlavo andare... proprio di te. Andare in vacanza con il RZ ti fa scopare, cioè uno può dire sì, io ho scopato, io non ho scopato, sì, cioè sì. Quindi mi sono fidanzato. Pensa a te. Quindi andare in vacanza con il RZ fa fidanzare. No, però è vero, cioè ci fa innamorare, ci fa scopare, ci fa rosicare anche in Italia. Certo. È tutto, è un'esperienza, è molto figa. Ancora vergine, 22 completa, anni, sì. Prendete e andate con RZ a fidanzarvi. Attenzione, un altro nome. Mi sta gasando sta roba che entra dietro. The Real Simo Allocca. The Fake Simo Allocca. The Fake. Bella Simo. Scrive anche perché io sto guardando. E sì. Sono qui per Paolo. Bella Simo. Però, per noi. Certo. Bella Simo. E niente. Tra poco Paolo lo uscirà. Vedrete, signore e signori. Allora noi abbiamo deciso... L'abbiamo deciso un sacco di tempo fa. Sì. Che praticamente hai presente il... non so se lo sai, nelle squadre, quando un giocatore cambia squadra, no? Sì. C'è questo rito di iniziazione che deve cantare. Deve cantare sopra sì. il tavolo, bla sì, bla bla. Sì, no? Sì, sì. Adesso tu ci dici una canzone che vuoi cantare. Ed è qua. Okay. Si torna alla domanda di 40 minuti fa. Esatto. Okay. Perché prima di partire, ho chiesto quale canzone. Sì, sì, sì. Adesso mi dici quale canzone vuoi cantare. Sì. Ovviamente tu la sentirai in cuffia, quindi la canti sotto. La gente, magari, se fai proprio. Ti abbasso. Ok. E sì. Lascia sentire la canzone. Ok. Sì. E niente, dimmi che canzone vuoi fare. Allora ne scelgo una piuttosto semplice. Aspetta, non dimmelo meno all'orecchio. Mia Martini Minuet. Mettimi l'autotune. Non si è sentito. No, sì, non... sì. Ma va. Mia Martini Minuetto. Mia Martini. Minuetto Mia Martini. Sì. Con Minuetto di Mia Martini featuring Paolo Nuzzi, orchestra Giuro. Beppe Vessicchio.
State esaudendo il mio sogno. A Sanremo solo per voi. Guarda, allora aspetta, facciamo. Ti mettiamo. Vai. Il primo piano. Oddio. Ti mettiamo anche il nome. Dove guardo? Lì? Sì, guarda, sì. Vedi Paolo Nuzzi, responsabile del RZ. La Madonna, questo figa. È il sogno di tanti bambini. Bellissimo. Vi prego, screennatemelo da casa. Giuro, lo voglio. Aspetta, aspetta, metteteci anche questo. stronzo frocio. Ah, no, frocio. Ostia. Siamo comunque politically correct noi. Ma cosa facciamo? Tutta la facciamo? Tutta la facciamo? Sì, sì. Vai, vai. Sì. Se vuoi, vai. Se vuoi, Paolino. Se crollo, ferma. Paolino, se vuoi, ti faccio le doppie. Vai, vai, sì. Ciao, mamma. Mettimi l'auto giù. Vai, Pino, metti l'auto giù. Vai, su. Vuoi il test? No. A naso ce l'ho. È un'incognita ogni sera mia. Ma c'è il testo? Me l'alzi un po'? Troppe volte vorrei dirti no e poi mi piego. Tanta forza non ce l'ho. È in falsetto, eh? Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me. Non vi aspettavate questo, vero? Assolutamente no. Quale sei? Beh, io questo sì, però. Quando vuoi, nelle notti più che mai. Basta meno un po' che se non scappano. Sono sempre fatti tuoi. Che quassù, male che ti vada, vai. Che cosa? Tutta a me, se ti andrà per una notte, sono tua. Qua si alza, qua si urla. La notte a casa mia, sono tu. Tanto. Cioè, è una donna che. Cioè, una cosa. Adesso. Assolutamente fraintendibile. Adesso ti spiego che cosa è successo. Vai, tagliato. Praticamente io la canzone in diretta l'ho abbassata e ti sei sentito solo me. Quindi se vuoi risentirti. Vabbè. È bello. Comunque. Quanti siamo? In tre adesso? No, 21. Siamo in tre. Siamo 150 adesso. Tommy Bex scrive Elix Factor. Bella, Tommy. Oh, Tommy, vacanza gratis. Oh. Vabbè, Tommy Bex vacanza gratis. No, lui mi sembra che è andato con RZ Azzante è andato. Quindi lui è uno della Big Family. È un regas. Lui è un sponsorizzato della prima vacanza di Cislago. Beh, diciamo che con le braccia che ha, con le braccia che ha, sono due o tre regas. Posso imbarcarla per due, figa. Allora, Matteo Cannizzaro dice: siete devastanti, Dio caro. Bene. Poi The Fake. Facciamo un saluto a Carmeluzzo, che è appena nato. Un saluto a Carmeluzzo. Posso farcelo io? Faccelo tu. Non mi è uscito. No, sei proprio maleducato. Un saluto. Che flop. Bacione a Carmeluzzo. C'è un saluto a Dimitri. Al momento sboccavo il tullo citofono. The Fake Simo Unlock scrive: Paolo canta 16 marzo Auto Blu. Però ormai è finito. Lascia stare. Però per la prossima lo teniamo. Sai che lì, secondo me se avessi cantato Auto Blu a quest'ora eravamo virali. Viralissimo. Ragazzi, scusate, abbiamo perso questa occasione. Paolo Luzzi, responsabile TikTok di Auto Blu. Poi, vabbè, Tommy Bex ringrazia e dice: ok, si scopa gratis. Ok. Matteo Canizzaro dice: ma fateli vedere la varia a Paolo. La varia di Palmi. Famosissimo tributo alla Madonna. Portiamola a Palmi. Quando è che facciamo un bel viaggio a Palmi? Organizziamo un RZ a Palmi. Esatto. Bella Palmi. Minchia. Cosa facciamo a Palmi? Allora, però ci nascondiamo nelle case. Ecco, il problema è questo. Poca gente. Sì. Bisogna presentarsi con una cosa fondamentale. Non il porto d'armi, okay, ma le armi. Il porto d'armi non è essenziale, ma le armi sono essenziali. Un paio di Desert Eagle, due Kalashnikov. Assicurazione medico, bagagli, proiettile, bisogna fare. Compresa nel RZ comunque. Tranquillo, tutto coperto. Figlio, il pullman torna indietro con i buchi del pullman. Inchiandolo via con le ruote delle macchine. Devi sapere che lì si può sparare. No, aspetta. Attenzione, perché sì. Ma guai se ti fumi una canna. peggio di... Attenzione, no, perché questa cosa va detta a Pug. Sì. Cioè, minchia, scusa, fumare. Allora, non io, perché non mi drogo. Così tranquillizziamo tutte le mamme. Esatto. Allora, mamme l'ascolto. Non si può fumare, ma se fuma non fanno il box. No, dicevo che a Pug, sì, ci sono le bancarelle di Popper.
Ma non si possono fumare le canne. Eh sì, pazzesco. È una cosa pazzesca. Pazzesco. Tira, tira, tira. E vi posso. Comunque, Matteo Carizzano dice: fun se fact. Vuoi. Se vuoi sembrare uno di Palmi, di avere le Hogan. Senza Hogan puoi avere le armi col altro Terry. Requisito per andare. Hogan è fondamentale. Ma fermi, cioè Palmi dov'è? Tipo a destra o a sinistra? In Calabria. Ah, in Calabria, ok. Di fianco all'Australia. Ok. Alla seconda, no, uscita vicino, a destra. Vicino a Messina dovrebbe. No, sì, vicino a Messina. Sì. Vicino allo stretto. Ok. Ho scritto Palmi per vedere dove erano. Mi sono uscite le notizie. Palmi, due morti. Crolla il castello. Minchia. Crolla il castello. Palmi, famiglia lo fa bombardare. È da questa parte qua, praticamente. No, però secondo me Palmi devastante. C'è una Decathlon a Palmi. Ma come ma tutto va. Il sud Italia. Esatto. Daniele. Un appello al mio ex capo della Decathlon, Daniele. Se serve uno che faccia a Palmi a lavorare, vado io. Comunque, Palmi è qua. Vedi, questa è la Calabria. Ecco, ad esempio, sì. Avete scelto in Sardegna, San Teodoro, sì. Ma nel sud Italia, zero. Sì. Sud Italia, no, non abbiamo. Tipo, la butto lì. Sì. Gallipoli. Gallipoli è una meta che è molto in voga sul viaggio. Esatto. Non la organizziamo. Non ma, non, ma magari. Come mai? Cioè, la fanno gentroppi, magari, no? Ah, no, ecco, sono domandona. Scelte, domandona. Scelte di mercato, domandona. Sì. Domandona. Mi fai uscire qualcosa in testa. Mi fai uscire. Cosa vuoi? Oddio, so. Che figata. Voglio. Ci penso io. Procio. Domandona. Questi grandissimi domandoni post produzione. Domandona. Vai. Oltre ovviamente agli accordi economici, certo, ci mancherebbe. Sì. In base a che cosa scegliete le mete? Feste, ok, ma ci deve essere un minimo di. C'è Barcellona, non c'è Madrid. Sì. C'è Pag, non c'è Ibiza, non c'è i Barcellona estiva. Sì. Come mai? Al potenziale delle mete, ecco. Si racchiude un po' tutto qua. Sì. Alla possibilità che ti offre la meta sull'estivo, sull'invernale, sul. Ma avete fatto qualcosa che poi l'avete tolta? Perché non andava, magari. Cioè, vedo. Il potenziale, ma che poi non c'era. No, al momento no. Però comunque. Ci vedete bene allora. Ma per il momento. Ma scusami, potenziale nel senso. A potenziale. Un ipotetico numero di alloggi prenotabili. Esatto. Convenzioni varie. Esatto. Discoteche. Ah, una roba del genere. Cioè, sono tutti i tasselli che devono. Combaciare, esatto. Combaciare. Certo. Magari trovi una struttura che è una bella struttura, la puoi, che so. Prendere tutto, quindi mettili tutto il gruppo. Certo, certo. Dopo è lontana, quindi sì, devi prendere il bus. Però ci deve esserci una certa alchimia montagna, tra i vari elementi. Salita, beh, noi tra questi abbiamo vissuto Pag. Sì, in Barca. Estate e Barcellona invernale. No, poi però si vede che era 3 anni fa perché la casa c'eravamo 2 chilometri. Adesso avevamo avuto come minimo la casa sulla spiaggia di Zerbe. Mi espongo delle critiche incredibili. Ecco, noi a Pag sì. Ci tiravamo rasi come i caimani, perché sì. non parlavamo, facevamo 23 chilometri a piedi. Okay. Arrivavamo che eravamo in forma, avevo l'addome. Ero sano. Era pensato. Però, meno male. Hanno bisogno di un po' di. Meno male che avevamo portato il fumo. Tra l'altro. Che l'abbiamo portato. Tra l'altro. Vabbè, mio padre probabilmente ci sta seguendo. Però abbiamo portato il fumo. Perché tra l'altro so che. Sì, sì, nel senso. Cioè, non sembrava affatto una battuta. No, infatti stavo rassicurando mio padre che veramente abbiamo portato il fumo. Esatto. Lì poi sa. Tra l'altro sono 2 dogane da passare. Ho saputo che. Quanti pullman eravamo? Noi siamo partiti 5 pullman. 5 pullman. Noi siamo partiti. No, forse da 6 pullman. Siamo al posto di merda. 6 pullman mi sa che erano. Bibbione. No, Bibbion. Dani Bion. Mood caffè di New York. Salutiamo gli amici del Mood. Salutiamo gli amici del Mood. Cazzo, 15 euro a drink. Basta. Fatti male. No, e sapevo che un pullman di questi era stato fermato dalla dogana. Sì. Controllo, mega controllo. Cioè controllo. Hanno detto che all'inizio era un controllo base, come un qualsiasi controllo. Tipo documenti e basta. Documenti, no? Finita lì. Cazzo, mi hanno detto che un ragazzo si è spaventato talmente tanto. Scusa, ma tu c'hai le cuffie basse o urli per scelta? Perché non mi sento tanto bene. Se vuoi ti alzo la cuffia. No, non si sente bene in generale. Già messo. Sto per svenire. Ma perché urlo? Mica stai urlando. Cazzi vostri. E questo ragazzo qua si è spaventato. E ha lanciato. No, e ha detto. Ha dichiarato. Io sono. Puoi abbassare un attimo. Sono la musica, miti da sfatare questi. Sono miti da sfatare. E ha dichiarato di essere in possesso di. Droga. Oddio. E quindi hanno fatto un ritardo. Sono arrivati tipo 2 o 3 ore dopo. Sì, sapevamo sì. Questa cosa qua. Sì, sì. Poi noi. Anche perché comunque noi non ci assumiamo. Assolutamente. No, pensa che noi. Per dire, vabbè, dai, andiamo un po' forniti. Comunque, no, abbiamo fatto delle robe. Mi fa ancora male il culo.
L'ultimo non l'ho ancora cagato. Beh, no, ancora uno. Alla fine duetti di Gangel e Coppa, ecco. Cioè, noi assolutamente no, cioè, no, sconsigliamo a tutti di portare qualsiasi tipo di fare. No, però quello che dicevo è che siamo stati a pensarla, no? Come facciamo a Dudogan e Macelli, poi cosa facciamo? Ci sgamano, noi andiamo in galera, vita rovinata, così. Vabbè, abbiamo fatto tutta una serie di pensieri così. Ripeto, questo è quello che facciamo noi, eh. Noi, no, non esatto, loro. Sì, noi ci dissociamo, no, ovviamente. Cioè, non volevo sapere neanche cosa. Esatto, gente, sì. Vabbè, arriviamo in sta cazzo di Dogana. Noi sì, ma preoccupati, ma culo. Cioè, avevamo un marsupio senza documenti, senza niente, con dentro un dopo barba, un rasoio e il fumo dentro lo shampoo era. L'abbiamo buttato lì in stiva, così a schifo. Cioè, come se l'avessero preso, non era di nessuno, diciamo. Sì. Minchia, ci fermo e tutto, noi eravamo abbastanza tranquilli, tra virgolette. Perché noi, aspetta, io mi ricordo che è salito sul nostro pullman. Sale, una bravo. Tipa, ma cattiva. Sì, esatto. Oh, cattiva. Sai, tipo, Jesse. No. Nikita. No, ma sai, viene Matilda. Metal Gear 6 mitica. Te la ricordi? Sì, l'attrice Abue. Bravo, l'attrice Abue. Che punchline che spara, cazzo. Uguale con un cane. Minchia, noi. Fai conto che sale questa. Sale questa. Bruce. No, box. Allora, però. Comunque sale questa tipa cattivissima. C'è un cazzo da ridere. Gente destra, sinistra, avanti, che mette mani dentro, tira fuori, butta. Panicatissimi. Cioè, noi ci siamo stati lì a fare gli sbatti della Madonna e tutto. E magari ci saremmo stati 4 ore fermi lì, cioè, in dogana, sì, per sti scemi di merda. A parte che penso che se avessero beccato anche solo un cristiano, avrebbero fatto il pelo del culo chiuso. Sì, è molto pericoloso. Pericoloso. Ma infatti, noi ce l'avranno studiata bene. E questi qua invece con la gancia nelle palle. Cioè. Sì. Non fatelo, no, in generale. No. Don't try this at home. Provate a farlo magari in aeroporto. In aeroporto dovrebbe andare tranquillo. Se volete provare, è un po' più rischioso in aeroporto. È una bella esperienza. Eventualmente. Poi scritte qua, ce l'ho raccontata come avete fatto. Eventualmente, se vedete i cani sventolate, così non sciaura. Esatto. Diventa un podcast. Oddio, ma che cazzo? Ma che cazzo c'è lì sotto? Ah, sei pelato? Porca troia. Vabbè, che dovete sapere che quando è arrivato con la macchina aveva su un ciuffo della Madonna. Poi parlando sarà il ventilatore che gliela soffia. Allora, se mi chiedete fino a dove mi lavo la faccia, non ve lo dirò mai, bastardi. No, però risparmi tipo un sacco di euro in shampoo. Ma vabbè. No, shampoo parrucchieri. Cioè, voi capi comunque. Io spendo almeno 15 euro al giorno per shampoo anticaduta e forfora. Ma che te devo ancora smetti di spenderli. Ma te devo ancora pagare il mutuo del trapianto. Ma perché hanno sbagliato da piccolo. Ci sono passato anch'io. Sto ridendo e scherzando. Aspetta, cioè, perché mi ha organizzato, chiede se li facciamo un boy. Voi? Torniamo seri un secondo. Vai. Devo fare una domanda. Vai. Tu mi hai sentato il mondo di RZ, sì, all'età di? 2017, io sono 94, avevo... Hai fatto il conto, coglione. 21 anni. 21 anni. Sono raso, non so contare. No, non è vero. No, sì, non è vero, 21. Sono... Hai quanti anni adesso? 26, 23. Nel frattempo, sì, che fanno i conti. Scusate, figlio. Ho fatto il calcolo con mio fratello, ma mio fratello è scemo. Poi io, tu mi hai detto 21, ho detto, non ho verificato, ho detto, ma sì, sarà 21, andiamo avanti. Sono igienico della mia vita, 21 anni sicuramente. Ok, senta, a 21 anni, sì, ma tu i... Passami il termine, tra virgolette, sì, i proprietari di RZ, sì, i boss, super boss di RZ, sì, li hai conosciuti subito direttamente? Sì, entrato, e loro, cioè, RZ è nato come un, boh, non so, siamo qua in quattro, cazzo, vogliamo fare una vacanza, dai, non vogliamo pagare il viaggio, tiriamo dentro altri 10 scemi che ci pagano il viaggio, vaffanculo. Questa perché è la sua mentalità. Sì, questa è la mia mentalità. Sì. O che cazzo ne so, siete lì in quattro, come qua siamo noi quattro, diciamo, cazzo, vogliamo fare questo, cioè... Vogliamo lavorare in questo modo. Sì. Cioè, è stata una roba nata con boom, così via, dai, proviamo, ci buttiamo. O ragionata, o vogliamo fare questo. Sì, sì, cioè è partito un progetto. Pianificato. È partito un progetto. Prima di iniziare a organizzare viaggi, e parliamo ormai di veramente una decina d'anni fa. Esatto. Quindi prima, già appunto, si organizzavano. Si organizzava Gardaland, quindi piccoli gruppi, pochi bus, però robe del esatto, sì, cioè si è imparato quella dinamica lì, ecco. L'aspetto, quindi, organizzativo del il tutto. Bus, assicurazioni, robe, tutto, e da lì poi è nata. Poi dietro ci sarà tutto un mondo da scoprire, cioè, nel senso, uno non immaginerebbe mai quello che veramente sì, c'è. Sì, cioè, assolutamente. Anche perché appunto c'è la differenza tra... prendere una macchinata noi andiamo, cioè, alla fine voi organizzate le macchinate,
alle persone. Sì, fondamentalmente sì, sì, sì. Cioè, delle grosse macchinate, delle grosse, sì, sì, però cioè, questa, vederlo questa... in maniera molto, molto semplice e banale. Certo, sì. Questa è la prova che ogni cosa è business. Cioè, nel senso, certo. Puoi partire dalla, dalla minima cosa. Io sono quello che ti traino sulla sedia per non farti faticare. E poi facciamo quasi amici. Poi facciamo un film. Ti ha dato del negro. Non nella tu sei l'handicappato. Porca troia. Però c'è Maserati. Ah. Vabbè, non male, non male. Vabbè, sicuramente. Vabbè, secondo me è arrivato il momento di prendere i regalini. Spieghiamo. Come potete ben vedere, oltre cioè, in questo sul tavolo non c'è niente, su questo tavolo. C'è una maglietta lì, sì, che fa proprio togli tutta la scena. Esatto. Falla sparire. Via. Trucchi, cazzo, però ha un occhio sulla telecamera che sì, sì. Ma se, allora, la rompe, aspetta, prima ti spiego, sì, cosa, sì. L'altra volta abbiamo fatto una prova, no? Sì. E lì si vede, no, adesso si vede normale. L'altra volta si vedeva leggermente in ritardo, tipo di 5 secondi, no? Sì. Lui faceva i versi alla telecamera e poi si guardava così. E li vedeva arrivare. Sì, si vedeva, e poi lo vedevi che 5 secondi dopo, io poi l'ho riguardata. Lui 5 secondi dopo si guarda e faceva cioè, mi è compiaciuto del fatto che avesse fatto una bella faccia. Mi piaceva. No, appunto perché noi vediamo, c'è lo schermo lì, ecco. Sì, sì, esatto. Spiegarlo. Siamo organizzati qua. Ma che cazzo pensate di stare a fare qua, wey? Dai, Nico, vai, vai. Posso parlare finalmente perché stavo smattando. Stavi quando non mi fanno parlare faccio sempre quando. Allora, questa è una cosa va detta. Questa è arrivando delle foto di gente, sì, che guarda, è incredibile. Cazzo, mi piglia in giro perché balbetto. Allora, visto che siamo nel 3000 e queste cose sono superate come il razzismo, no, discriminazioni, e come il razzismo, e come il razzismo. Sto coglione mi sfotte perché sono balbettiente. Allora, io posso sembra replicare. Sembra uno spot della Durex che si rompe il preservativo, sì, sembra. Cioè, esatto, ma grazie mamma. Perché lui è stato un errore, allora, di Capodanno. Posso, allora, non ho vergogna a raccontarlo. Nato quando? Non ho vergogna 9 mesi dopo Capodanno. Io sono nato esattamente il 7 settembre 1998. Mi spiace. Di ritardo più o meno una settimana, io sono stato concepito per una trombata, una scopata di Capodanno del 1997-98. Fantastico. Nel secondo, quindi probabilmente mentre, esatto, probabilmente mentre Carlo Vanzina girava un girava un viaggi di Natale, Natale 97-98 a... i miei scopavano e sono nato io, figa. Ah, bevo le birre e poi sto male, mamma figa. Poteva andare meglio. Vabbè, però concepito da, cioè, da due sbronzi è un, cioè, ci sta, è uno stile di vita. Sono nato ubriaco. Esatto, cioè. Rent dice bella storia, Nico. Probabilmente Gigi D'Alessio stava vincendo Sanremo da qualche parte. Fai un gru. Ed Impeco. No, sì, ormai, magia. Perdonate, Ed Impeco, Pino ha riso di Impeco. Magari non lo sapeva. Grande. Comunque, vabbè, no, io non ti prendo in giro perché balbetti. Semplicemente tu parti dalla prima alla quinta non inserendo bene le altre marce. Esatto. C'è un RS3, vedi te. No, zio, sì, ma capito, ma no, RS3 zio fa prima, seconda, terza, quarta, quinta, non prima, quinta. No, ma lui è diverso ancora. Lui spedivella, è come il ciao, capito? Madonna, ma parla che è un calmo. Allora, dai. Cristina Crespi. Con chi parli? La mia maestra della elementare. Ok. Hai preso una polemica ufficiale. Ma ce l'ha con lei proprio. Tua. Altro piccolo aneddoto. Vai. Aneddoto. Cos'è che è in confusione, Dai, la aneddoto. Mia maestra di italiano dell'elementare si chiamava Cristina Crespi. La mia maestra di italiano delle medie si chiamava Cristina Crespi. Ma era sempre lei? No. Si è trasferita. È un po' come il Paolo Nuzzi che è il padre di Nuzzi. Sì. Questa è la prova. Questa è la prova di quanto questo tappetino lo faccia sudare le braccia. No, comunque no. Dai, allora, spiegala così. Esatto. Cara. Allora, come potete ben vedere, il nostro set. Sì, un set. È un sì. set, anche se è brutto quanto volete. È vuoto. Noi ad ogni ospite che verrà, sì, abbiamo preso il primo stronzo oggi, purtroppo è capitato lui. Passavo qua. Di qua, per andare a Largo d'Erba, da come è passato a Milano, poi è tornato su. Ne abbiamo sentiti 10. Potevi passare dritto. Sì, sì. Ne abbiamo sentiti 10, ma sei l'unico che ha detto. E niente, quindi ogni volta che viene qua un ospite ci deve portare un regalino da tenere sul set. Poi ovviamente siamo pagati le sigarette, ce lo fumiamo. Però il pacchetto poi lo teniamo. La domanda di sorge spontanea, Paolo, che cosa ci hai portato? Allora, E poi io direi ci fumiamo una sizza dopo. Sì, sì, dai. Dai. Vabbè, ma in realtà è un'ora passata. Alla faccia la cazzo. Cosa te l'ho fatto? Sì, sì. Allora, non abbiamo anche finito le birre. Eeeh, figa.
Cos'è? Sì, ma qua c'è da gonfiare. Beh, lui ha fiato, lui ha fiato. Sì, sì, io faccio box. Fiato, siamo messi benissimo. Io faccio. Settimana prossima con la Snow White, giusto sparring. Mica è vero. No, voglio. Ma adesso. Cos'è? Il regalo è la official ball da mare per di RZ. E vi lancio una sfida. Sì. Il primo che la finisce, beh, non ho un cazzo da dargli, però è sensibile. Per la gloria, no, per la gloria. Oh, ma cos'è? Una vacanza gratis? Posso chiedere? Sì, 3, 2, 1, Ci siamo? 3, 2, 1, via. Attenzione, via. Sì. Attenzione. No, in realtà sono bucati. Sì, sì. Nico, Nico, l'uomo da battere. Lui sta esplodendo. Anche Nico. Sì? Cristiano Ronaldo ha segnato 1-0 Juve. Ah, merda. Qua, la sfida finisce quando chiudi il coso. Attenzione, allora, tutti gli occhi vinto, su Nico. Allora ho vinto. Allora ho vinto. Ah, figa, non avevo detto che dovevi gonfiarlo. Allora ho vinto. Porco Dio. Oh, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Ah, quando finisce. E bisogna lanciarla in aria. Fortissimo, fortissimo. Credetici sempre, non mollate mai, lui ce lo dimostra. Avete un po' l'ase. Potremmo avere il replay? No, lo voglio vedere. No. Che per favore avete un po' l'ase. Nello stesso momento, nello stesso momento, ho ricevuto due brutte notizie. C'ho Cristiano Ronaldo contro Fantacalcio. Mi stai chiudendo. Non è vero, lascialo qua. E ho perso la sfida con Matteo Moroso. Ce l'ho detto. Probabilmente hai fatto mandare via tutto l'audio. Cioè, no, si sente. Rip audio. Sì, nel senso che lui quando ha urlato, probabilmente l'audio si è fermato. Ok, sì. Troppo scusate, alto. Sono un po' matto. Ma comunque, grazie. Congratulazioni, congratulazioni. No, comunque, beh, grazie mille. Sono anche carine, no? Beh, no, dai, fanno la loro scena. Giuro, sì, che dai. Non stiamo collaborando carine. Con RZ. Beh, alla fine, per coprire le righe di bamba che si fa, sì, non ci sta. È voluminosa. Che ho soffiato, sono grazie. Questa la teniamo sul set. Allora, o la appendiamo. No, però non possiamo appendere. Sì, no, sì, magari molto bella da tenere qua. Beh, dai, si vede se mettete tipo ora. Una. No, lo facciamo tipo Baschi. Lo mettiamo tipo Baschi dietro. Con lo scotch. Baschi. Dai. Banksy, quello che ha messo una banana. Uno street artist. Ah, sì, minchia, quello che ha detto il quadro famosissimo che costava un botto, no? Di Banksy, sì, non mi ricordo. Che l'ha autodistrutto a una. Si è mangiato una banana. Credo nella sua vita. No. Almeno Cioè, non ho capito cosa ha fatto. Ha autodistrutto un suo quadro a un'asta. No, una allora, cosa la sua del opera. Genere. La sua, sì, opera era. Un'opera, sì. Creazione, distruzione, roba del genere. Nel senso che lui ha fatto quest'opera. Una volta che è stata comprata da un compratore. Io l'ho rotta! No, esatto. L'opera, che figlio di puttana! No, l'opera consisteva nel farla passare in un tritarifi, tritacarte e sì, essere distrutta. Cioè, quindi, ma chi l'ha comprata lo sapeva? Sì. E ha deciso di comprarla? Sì. A quanto? Beh, qualche milione di euro, secondo me. Lo devo cercare. Verifichiamo perché subito la notizia, magari diciamo cagate. Cosa posso scrivere? Banksy. No, scrivigli a questo qua che ha comprato. Di che. Che c'aveva una macchina da spaccare. Magari ce la paga. Che c'ho un amico che è un artista qua. C'ho una. Banksy quadro banana. No, non quadro, no, banana. Quadro. Franco banana. Quadro distrutto. Quadro distrutto, sì. Secondo me la troviamo. Ma chissà che cagate staremo dicendo. Io non ho mai parlato di arte nella mia vita, giuro. Banksy, io sì, mi faccio innamorare così di solito. Okay, il mio amico per un milione di sterline. Cioè, questo ha pagato un milione per farsi distruggere. Ma secondo me lui non lo sapeva. Dici? Attenzione, è un nuovo amico. Ah, chi è che è? Vediamo. Robby SL o Robl. Non lo so. Stinic, figa. Chi siete, cosa fate? Ci scrive. Ah, allora, sarà una persona che non ci conosce. Hai trovato. È un Tony Mele 93. Tu ti dico cosa hai fatto. Tu stasera hai cercato podcast delle categorie di. Cioè, non sapevi se segarti o no? Prima Ha scritto Piero Manzoni. Famosissimo Piero Manzoni, quello che ha scritto. Non è quello che ha comprato. Il coglione. Cioè, sei un Piero Manzoni italiano, ha comprato quella roba lì. Sull'arte, comunque, stiamo andando in panico. Esatto, tutti. Sì. Ci continuiamo a guardarci. Spieghiamo a questo ragazzo chi siamo e cosa facciamo. Siamo dei mongoloidi. Facciamo i mongoloidi. E abbiamo portato come ospite un mongoloide. Pensavo uno stronzo. E mi arriva il cartello. Almeno siamo coerenti. No, scherzo. Siamo dei ragazzi con tanta voglia di fare, di sapere, di dire, con tante cose da dichiarare. Siamo emozionanti. E niente, mi sto perdendo nell'occhio della telecamera
e ti voglio bene. Dai, andiamo a fumare. Facciamo un torniamo, stiamo sizzando. Se... Allora, vi lasciamo. Stiamo sizzando, non ce l'ho. Ma lo faccio. Sì, me lo sono bruciato. No, ma lo posso fare. Ci sta, alla fine non sei neanche il nostro tecnico. Due minuti, ok. Paolo. Sì. Scopi? Beh, ogni tanto. Ti va? Adesso? Infatti lo scopi era tipo adesso ti va? Paolo, sei fidanzato? No. Meno male. Ok. Perché stasera te lo diamo tutti e tre. Io sinceramente spero di prenderlo. Qualcuno si fidanza con me subito. Io ho una domanda violenta. Uno dei 23. Ho una domanda violenta. Ok, solo nel linguaggio o anche nel... Oh, beh, una domanda violenta che ti penetra. Ok, ok. All'interno di RZ, sì. È mai successo un flirt tra... No, vabbè, se sei tu nella persona, no, magari... Non farò mai nomi. No, bravo, esatto, chiaro, non far mai nomi, che non si sa mai, poveri ragazzi verranno licenziati. Ma un flirt all'interno tra... Ragazzi, sono cose che succedono, certo. Per amor del cielo. Tra staff? Sì, tra staff. A manetta? Sì, capitano. Quando mi metti nello staff? Ma è, cioè, si può fare oppure una roba magari da stare un po' attenti? Beh, nel senso, cioè, se succede. Beati sì, loro, cioè, no, di, ecco, adesso quest'estate tromberanno tutti tra di loro. Mi portano no, queste. E ti spiego perché noi siamo stati a San Teodoro quest'estate, sì. E lì c'era un'altra organizzazione, non un'organizzazione di eventi in questo modo, ma erano PR. Sì, che... PR che, di serata in se stessa. Ok, sì. E c'erano queste ragazze immagini con PR, con chi che sia, ragazzi, buttafuoco. Sì. Cristiano Ronaldo ha fatto un altro gol. Usti 2-0. Grande Mourinho. Chi raga. Chi ama il calcio odia la Juve. Preparatevi per i tre gol di Immobile della rimontata. Vabbè, fatto sta che e no, loro dicevano: cazzo, noi non possiamo fare niente tra di noi, se no verremo licenziati, se no verremmo buttati via, mandati a casa. Dico, loro proprio avevano questo obbligo, sì, di non avere un minimo, beh, di rapporto. Beh, però esatto, cioè tendenzialmente anche in meta da noi, comunque anche se è una cosa che succede o è successa, comunque cioè... si mantiene comunque una figura, di, un'immagine, esatto. Una certa... Cioè. Ma più che altro, ma dici per una sorta di... Non so, la ragazza è più soggetta a coinvolgere un determinato pubblico, diciamo... Se ne si fa un altro. Dici se si fa uno sì, dello staff. Certo, esatto, la gente potrebbe un po' più allontanarsi. Qua intervengo dicendo che un paio di figa traina più di un carro di buoi. E certo. Su questo siamo... Conveniamo tutti. Non a caso su 130 animatori che sono 129 sono donne. Certo, c'è solo Stegambini, grande Stegambini. Bella Stegambini. Grazie Ste per la sub. No, in realtà non è per questo, ma semplicemente per una questione di... Decoro. Sì, cioè nel senso comunque lo staff che è in meta ha dei compiti da fare, ecco. Quindi, certo, quindi... cioè, probabilmente verrebbe a meno di questi compiti. Esatto, qua. sì, verrebbe meno di... Anche tra l'altro, minchia, voi comunque fate dei ritmi che sono i ritmi di uno... Di un animatore, io perché ho in mente... Quando dico animatore, banalmente ho in mente uno villaggio, chiaro, sì. No? Comunque voi, ridendo e scherzando, tenete dei ritmi pazzeschi. Sì. Cioè, noi a nostra volta teniamo dei ritmi che sono sovrumani, ma comunque se però diciamo che a te nessuno ti obbliga a svegliarti a un orario. Esatto, certo, e nessuno ti obbliga soprattutto a parlare con la gente, a stare a comunicare. Questo è sempre stato il mio dubbio, perché mi è sempre stuzzicata l'idea di fare un possibile animatore, un sì, possibile viaggio di questo tipo. Una figura del genere, sì. Ma... quel freno lì di dire cazzo, però mi devo svegliare quella volta, mi sveglio che sono un handicappato. Tu hai sempre prima di svegliarti, cioè che è diversa la cosa. Soprattutto ogni volta che ti svegli sei handicappato. Più che handicappato sono stronzo, capito? Cioè non ho voglia di star lì a dire. Allora sai cosa ti dirò? La motivazione è tutto. Allora se vuoi se io voglio mangiare questo microfono lo mangio perché giusto. Voglio farlo. È vero. Però te cazzate, però in realtà, cioè quando siamo lì, cioè ti esce con la voglia di sì, cioè trovi energie che in realtà non credi neanche tu di avere, ma è molto perché è stimolante, perché comunque cioè, hai voglia di farlo, cioè, sì, la non, voglia poi, di non hai balzare, voglia, cioè certo. non vuoi perderti un evento, cioè, non vuoi perderti. Ma penso che anche se uno non si dovesse svegliare politicamente, minchia, l'ho mandata a casa, spero, figo. Beh, sì, no, nel senso no, è una cosa capitato che qualcuno magari non si è svegliato. No. No. Sì, chiamo, dov'è Paolino? Dov'è Paolino? No, beh, sai quante sere? Sicuramente sarà successo.
Però comunque cioè siamo in camera insieme, quindi sì, magari se uno si sveglia uno, sì dai, tutti, cioè nel senso è una cosa che non capita. No no, è anche vero, anche perché non dormendo da solo tutti si alzano in camera. Esatto, sì, sì, sì. Grandi camerate, vi buttate tutti dentro. Dipende dalle camere. Quando siamo andati a Barcellona gli animatori vanno la camera degli animatori, ma era una camera da numero persone, come le numero persone no. Vabbè, a Pag erano molti di più secondo me. A Pag c'è un appartamento da animatori grande, in cui in passato abbiamo messo tanti animatori dentro, come quartier generale. Sì, sì. Beh, ci sta. Sì, ci sì, sta. E si scopava? Non c'ero io. Ah, non c'eri, no, te? Anche perché noi eravamo in 6. Sì, sì. Noi eravamo in 6 cazzi. Vabbè. Dai, andiamo a fumare, raga. Pausa sizza. Sì, poi torniamo. Andiamo. Allora, torniamo. Aspettateci. Sì, di cosa parliamo dopo la siga? Diamo un motivo alla gente di tornare tra 5 minuti. O di non lasciarci. Forse faremo vedere il culo. No, no. Ci fai uno spoiler di Capodanno. No, questo non può. Porca miseria. Non può farlo. Allora ci dai i nomi di tutte le persone che vanno in vacanza. Femmine. Che vanno in vacanza con RZ. Questo posso tutti, farlo. Tutti i nomi proprio. Questo farlo. Posso farlo. La privacy. Questo posso farlo. Questo vuoi farlo. La allora. Privacy non esiste. Ve li fa dai mille. Il Covid l'ho visto, ma la privacy no. La privacy no. Dai 1500 follower in su, spari e la gente viene. Okay. Io sono sicuro al 100%. Perché vengo. Ok. Dai, c'è un cazzo. Andiamo a fumare. Dai. Torniamo subito. Sì, no. Arriviamo, raga.
Io torno con l'audio. Ok, eccoci qua. Vediamo se si sente. Abbiamo sizzato. Ah, prova, prova. Tornati, prova. Mi sento, sì. Siamo in 200. Che cazzo ne so, compratevi tutto podcast. Dai, fateci un paio di donazioni. E non si possono ancora fare le donazioni. Ma è fisicamente, intendo. Ah. Eh sì, è così un'abitudine. Però tu dovresti essere abituato. Ok. Figa, c'ho un Instagram caldissimo. Caldo? Allora, intanto Rob SL scrive: soprattutto perché c'è un green screen sul tavolo, è voluto? No, cioè questo è un telo che nasce come un green screen, ma è solo una copertura per avere un colore. Un giorno proieteremo su questo green screen io che scopo una allora, troia. No, ma che io ci ho pensato, solo che ci vorrebbero delle luci, però non ma è proprio un green screen questo? No, no, è allora solamente green screen, in realtà sono semplicemente telo verde. Questa è la mia coperta. Sì, sono dei verdi con delle luci che hanno lo stesso colore, lo stesso colore. Certo, poi in post produzione lo metti, sì, lo togli. No, ma in realtà anche in diretta si possono il fare povero green ragazzo screen, solo che qui non essendo campo di calcetto, cioè prendi questo, c'ha le ombre, le ombre, quindi non prende bene il verde, quindi sì, non prende bene, quindi non si può usare. Però comunque col set da green screen questo qua funge da green screen, certo. Può essere anche muro bianco, sì, sì, o una cosa basta nera, che sia sempre dello stesso colore, certo, sì. Comunque il record di birre, sì, bevute in 6 ore. Rent ha scritto era una Centos. Ci siamo persi un attimo in chiacchiere. No vabbè, abbiamo scopato Paolo, abbiamo scopato. Eh sì ragazzi, è successo, ho chiesto di non farlo in diretta perché nel senso. Comunque il record di birre bevute in 6 ore è detenuto da Andre the Giant, famoso wrestler francese. Sì. Ne ha bevute una nuova 117. Sub. No, una nuova sub. 117 birre. Che è Ibi Caconti. Yves Caconti. Ma sì, dai. Yves Caconti. Salutiamo e ringraziamo Yves Caconti. Ah, Luca Conti. Magari è Luca Conti. Sì, con la B però, scritto in latino. Bella Luca. Luca Conti. Bella scra. Sei fantastico. Ah, lo conosci? Sì, sì. Ah, per questo ho capito Luca, che era Luca Conti. Io penso sei ho colto la reference. Di dov'è Luca? Luca Conti è di Lurago d'Erba. So anche la via, non la dirò però. Ma Lurago d'Erba non c'entra niente con la strage? No, però è un paesino vicino, che è il mio paese c'entra di origine. C'entra con la strage. E si chiama? Lurago d'Erba. Sei vicini fan schiamazzi? Chiamo Lindo e Rosa Bazzi. Cosa c'entra con l'Urago d'Erba? Perché era erba la strage. Non ti posso preoccupare dell'erba. Non ti posso preoccupare. Io non sono molto acculturato. Che passa? Però tuo hermano habla spagnolo, eh? No. Però che passa internazionale. cioè, è un po' come ho giocato subito con quello che sapevo. Bravo, cioè, ero già in all-in. Voi dovete sapere che in 3 giorni di quattro giorni abbiamo fatto Barcellona. Rent97 scrive grande Moro, bel record interessante. Ma chi è Rent? Grazie. Non lo so. Rent è però il mega socio. 97, sì, sarà il nostro qualcuno che ci conosce perché è Moro. Rent, adesso io succhierò il microfono. Salute. In tua grazie memoria. Attenzione, attenzione, attenzione. Ma questa diventa clip. Un proprio, giorno eh, in pretura. Questa è una sfida. Crea però, la clip. Questa crea è una sfida, però. Mi ricordo. Ossia, mi secondo starnuto. Non ottimo, non ottimo. Quasi quasi metto la mascherina. Mi aggancio a Rent, che ha citato un record. Rent è Cagliaro. Rent, hai citato un record devastante, no? Ok. L'ho citato io, quindi tu non c'entri un cazzo. Però volevo dirti che conosco un amico che è capace di mettersi in bocca l'intero pugno della mano. Attenzione, ho idea di chi possa essere. È qui tu con noi. Non sei sono tu io. Sì, è, detto con che te. È qui con noi. Posso provare, ma ho la bocca molto piccola. Beh, in realtà. Poi ti facciamo vedere chi è quello vero. Però guarda la telecamera. Beh, aspetta che ti do la telecamera. Ti dico, per tua, a tuo pro, aspetta, mi hai soddisfatto. Ok. Vai. Di già. Vabbè, è uno stecchino. Quella telecamera lì, Ho il pugno piccolo, ma anche la bocca. Vai. Ah. Con un po' ho di lavoro qua. Tutte le nocche ho fatto, cioè, è non soddisfacente, male, vero? Un po' di lavoro. Ora, si può. Adesso sì, possiamo inquadrare. Ma sapete perché, ragazzi? La motivazione è tutto. Possiamo fare tutto. Tu volevi. È la Rosal. Lo conoscete la Rosal? Lo schema. lo schema di motivazione della Rosal. No, vabbè, dai, facci vedere come si mette un pugno. Ah, non eri tu? No, un fazzoletto. Sì, posso chiedere un fazzoletto, sì, in diretta, vado. Scusate, che gli starnuti adesso c'ho. Pensavo dovessi pulirti il pugno. Beh, magari ci faccio anche una passatina. Nico, ci fai vedere, ti prego, dai. Sì. Va bene. Volete vedere? Guardate.
riscaldamento per il ragazzo. Aspetta, però io aspetterei la regia. Aspettiamo che la regia. Ti mette, vero? Così faccio nel caso nel frattempo, la regia è a prendermi il fazzoletto. Nel frattempo chiamiamo Marco Frigatti per Il Guinness World Record. Cioè, certo, certo, certo. Diciamo che secondo me tu ce l'hai come vizio comunque questo qua, eh? Oh, fra, di lasciare la funda. Cioè, è un vizietto. E te la prendi te. Hai visto, lo prendo vizietto sempre io. Figa, e così sbatti. No, easy. Ma anche la carta igienica va bene. Ok. Che cazzo vuoi, fazzoletti? Ma questo chi cazzo pensa di essere? Beh, comunque, ti piace questo podcast o no? Minchia, è una figata. Ti piace? Sì, sì. Lunedì, anche se non mi invitate, io busso da qua. Oh! Oh! Sono io, figa! Sai fare? Dai, figa, ma due chiacchiere. Io ti inviterei ogni giorno, fosse per me. Dai, alla modica cifra di 50 euro puoi venire quando vuoi. Ah, figa. Che me li date? Oh, beh, dai, non male. Cioè, l'unico problema è che ci sapere... sto sul cazzo. Figa. Dovete sapere comunque che stasera Paolo Nuzzi è venuto qua solo pagato. Ho preteso un cachet a 1-0. Sono stato onesto. Chiaramente. 0,1 centesimo. 1-0 dopo la virgola. Certo, prima o dopo, l'importante è che ci sia 1-0. Esatto. Comunque, Paolino prima ha fatto un complimento a Cislago, dicendo che Cislago è un paese pieno di vita, ragazzi. Minchia, raga, cioè lunedì sera. Ripetiamo, lunedì sera. Lunedì sera, che ovunque vai dici, cioè non c'è un cazzo. Cislago, raga, piazza. Famiglie, bambini con la bici, regaz, gente, bellissimo. Consiglio Cislago. Dicono ottimi servizi. Sì, in un attimo a Milano. In un attimo a Milano. Consiglio, ragazzi. Beh, in un grazie. Attimo. Giusto un paio di posti di blocco. Oh, ecco, attenzione macchina, a quelli. In macchina. Allora parto col Guinness World Record. Vai. Facci la telecamera su di lui? Sì. Questa cioè, cosa la fa. Quella su di te perché sei il nostro guest, figa. Capito? La fai da praticamente. Guarda, aspetta, lascia così. 14-15 anni che c'hai questo record, no? E da quando ho succhiato il cazzo mio fratello. Grazie al Latta per la sua grande Latta. Salutiamo il fratello. Attenzione, sono pelato, mi hai messo la. No! Ok, sì. Paolo te lo dedico. Sono pelato. Guardatemi tutti. Ci sono. Vado? Addio! Ustia. Sta succhiando tutto dentro in bocca. Tutto quanto è dentro. È dentro. Marco Frigatti giustifica. Marco Frigatti, porco il signore. Vabbè, cosa si fa in questi casi? Un grande applauso, vero? Un grande applauso si merita. Sì, figa. No, sei veramente. Cioè, tu detieni questo record praticamente da 7 anni. Sì. E cosa ne pensi di. Cioè, com'è la vita? Sostenendo questo record, questo peso, cioè tu puoi vivere la quotidianità normalmente. Vi dico solamente che sul curriculum di quando lavoravo alla Decathlon, sì, avevo scritto mi succhio il pugno. Tutti coloro che venivano a comprare il tappino un anno mi succhiavano il pugno. Non voglio sapere quale mansione poi ti hanno dato. No, no. Succhiavo il tappino un anno. Okay, cioè, certo. Dici scusi, ma dove trovo le palle? Tirami fuori. Pallina da tennis. Intanto noi abbiamo un gruppo in cui Edin Zeko ha screennato il tuo Guinness World Record. Edin Zeko, aspettiamo lo sticker. È arrivato live. Sì, sì. No, va detto che comunque alla Decathlon è un gran venditore. Vendevo, sì. Ragazzi, se avete qualcosa da vendere, ve lo vendo io. Sono l'unica persona al mondo che riesce a vendere i suoi vestiti usati. Veramente. I suoi vestiti usati? Sì, vendi i suoi vestiti usati. Che grande. Ho comprato un maglione della Stone Island per una panca. Anche dei buoni prezzi, cioè. Beh, dai, non male. Panca per un maglione. Ma perché? Perché io ho detto, cazzo, adesso mi sono iscritto in palestra. Sì. Che cazzo mi serve una panca? Lockdown. Pazzesco. Ostia. E poi cioè non c'era il recesso. No. In nero. Finanza, vienimi a prendere, dai. Vabbè, no, comunque vai, per chiudere. Esatto. Chiudere o non chiudere è una domanda fatta e voglio farla. Sì, vai, sono pronto. Cioè, io sono cliente. Sì. Sono stato cliente, sarò sì. cliente, lo sì. diciamo. Sì. E sarà un onore averti. Questa cosa della famiglia, cazzo, sì. è davvero pazzesca. Cioè, è una cosa su cui io voglio premere perché per me è davvero. È stato. Cazzo,
ho aperto gli occhi, nel senso che io sono sicuro e sfido chiunque a poter dire il contrario, che se in qualunque altro posto, altra agenzia, tu vada, organizzi, decidi di fare un viaggio, non sarà mai così. Anche perché, e mi piace sottolineare anche questa cosa qui, che se tu vai con altre agenzie, ne ho avuto la prova, controprova da persone che hanno deciso di fare altre, e non faccio nomi, altri viaggi con altre agenzie. Sì. Queste agenzie ti obbligano più o meno a fare più o meno quello che fanno loro. Sì. Con RZ non dico che tu hai piede libero, cioè anzi, in realtà hai piede libero, puoi fare sì, quel sì. cazzo che ti pare, ma comunque tu fai parte della famiglia. Sì, sì. Cioè è una cosa pazzesca. Allora, non è stato pagato. No, Nico. No, è vero, è vero. Cioè, come non sei stato pagato? No, vabbè. No. Sì, vabbè. Allora, io sono lo stronzo. Va non bene. È stato pagato da me. È un sentimento comune. Chi esce da RZ può solo parlarne sì, bene. No, obiettivamente. E ripeto, sottolineando ancora, magari proprio con l'evidenziatore giallo, anzi arancione, perché mega arancione fluo. Era proprio. Se non ero. Senti come vola. Mi sono dimenticato la domanda. Ma io lo sapevo. No, stavo sbracando. Sì. Era il fatto di che cosa? Dell'esperienza. No, della famiglia. Quindi uno comunque che finisce l'esperienza vuole tornarci. Cazzo, non mi ricordo. No, vabbè. Punto. Oh, merda. Rispondi, vieni in aiuto. Okay, poi magari mi viene in mente. Sì, no, allora, questo punto qua del fatto che comunque, cioè, durante le nostre vacanze nessuno è obbligato a far nulla. Ah, ecco, mi sono ricordato, così te lo dico. Ottimo, ti ho dato l'input non giusto. Non parlare che mi dimentico. Sottolineando il fatto che prima eravamo totalmente a non conoscenza di mm-hmm. cos'era RZ. Cioè, siamo partiti. Vai con l'altro, con di cui non facciamo nomi, sai che è l'altro, sai che più o meno. Ma tu stai parlando con RZ 3 anni fa, ricordiamo. Esatto. Non sai che cazzo è, non sai come ti potrebbe andare. Eravamo un po' diffidenti all'inizio. Sì, eravamo sì, diffidenti. Sì, no, sì. Diciamo, eravamo diffidenti, ma raga, cioè, da così a così. Sì, sì. Un cambiamento sostanziale. Poi durante la vacanza partono le faide. Perché cioè, tu senti, sì. ti senti appartenente a RZ. Alla famiglia. Io lo dico, sì, io lo dico, io uno scappino con disco la zona data. Scuola Zoe, la merda. Io non sto dicendo niente. No, stiamo dicendo no. No, è vero, cioè, questa partenza è molto bella. Perché nel senso, al di là, vabbè, ovviamente dalla rivalità con gli altri, cioè. Però vuol dire che comunque chi viaggia con noi trova un clima favorevole. E in realtà è, cioè, è il vero nostro obiettivo. A noi, appunto, prima parlavamo della scelta dello staff, della filosofia con la quale noi facciamo partire le persone. E cerchiamo di far partire qualsiasi tipo di staff, certo. Anche perché comunque, cioè, non per forza solamente un determinato tipo di caratteristica piace a tutti, no? Cioè, quindi cioè, allora ovvio, deve esserci ovvio, quello certo. un po' più esuberante, quello un po' più e tutto sì, questo sì. È fatto sempre per cercare di coinvolgere tutti, di cercare cioè, di ognuno trova quello che gli piace. Esatto, trova il feeling con la persona con cui generalmente trova più feeling. E appunto, quindi prima parlavamo, diciamo che non è detto che uno staff che è timido allora non può venire a fare lo staff. Certo, certo. Beh, chiaramente deve essere portato, perché non è certamente. Sembra una banalità che uno dice cazzo, vai a fare l'animatore. No, sì, ecco. Vabbè, ti fai la tua cioè le serate pagate. Sono tutti luoghi comuni. Sì, 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 hai certo. Le serate pagate, bevi quel cazzo qua, fai quel cazzo qua, però non è proprio così, cioè no, funziona no. così. Comunque hai noi abbiamo degli obiettivi esatto. ben precisi, cioè, nel se, senso se alla fine di una certa esperienza, della tua esperienza non porti a termine quegli obiettivi. Certo, parole sì, sì. Povere. Sì, sì, cioè nel senso noi abbiamo uno standard, vogliamo offrire cioè, delle vacanze anche belle, perché qualitativamente uno, belle. Prima non era nessuno, RZ non era niente, quindi sai, bravo. Fai un po' la cieca. Bravo. Se sei contento bene, se non sei contento dici vabbè, sì, però ho sbagliato di andare con RZ. Invece adesso c'è una certa aspettativa, magari certo, da certo, chi certo. viene, ovvio. Perché sì, se sì. ti io parlo posso... bene di RZ, lui ti parla bene di RZ, lui ti parla bene di RZ. E poi vado e mi trovo male. Io vado e mi trovo male e dico "Eh no, però". È uno questo. Status. Cioè noi no, vogliamo esatto. avere ovvio, uno status, ovvio, un nostro immobile assegnato. Davvero? 2-1. Allora, ah, come si tocca il merda? Non parlo di parte, ma dico che diciamo che la mia vita dal 2017 in poi è sempre stata caratterizzata con qualcosa di RZ. Nel senso sì. che ho sempre avuto contatti Bramolo. Con persone. Cioè sì. da quando sono partito con RZ io non ho mai perso i contatti con nessuno. Sì, 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 questo è molto bello. Ed cioè questo è... penso che sia la cosa più beh, bella. Sì, dopo, sì, dopo, assolutamente. Dopo tempo, infatti tu sei qui. No, no, cioè, esatto, dopo, sì, io sì, vi sì. dico che 2 anni dopo, perché nel 2019 siamo partiti e andati sì. a Barcellona, conosciuto Paolo da 2 giorni. Sì. Mi ricordo che la sera del 31 di dicembre eravamo in questo bar Jägerbomb. Salutiamo Carlos. Bella Carlos. Alejandro ciao, e Carlos ragazzi. Un saluto senza saperne leggere e scrivere apro un'altra birra. Ma sì, sì.
E io ricordo perfettamente, ce l'ho stampato nella testa, questa scena di, in cui Paolo, è successo il casino dei marocchini. Sì, 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 sì. Senza, ricordiamo, siamo politically correct, assolutamente. Sì. È successo questo casino, c'era Paolo con un altro ragazzo di Arezzo che diceva: cazzo, è andata male. Ti ricordi che eravamo sì, in bagno? Sì, beh, è andata sì. male. Mi ricordo, cosa, figa. Mi ricordo, era la sera del 31. Io totalmente da strano, con un gin tonic in mano, alle 4 del mattino, dicevo: Paolo, ma cosa cazzo stai dicendo? Esatto, contestualizziamolo. Eravamo in bagno mezzi sbronzi. Sì, eravamo in bagno. Io l'ho raso marcio. È stata la prima volta che avete scopato. Sì, sì, è lì, è successo. Sì. Allora, qua dicono, ed Impego dice 10% di sconto con codice promo for fun podcast. Esatto, sì, possiamo. Attenzione, farlo. Stiamo ufficializzando la collabo. Dai, devo chiedere. un altro. Questa cosa lo avevo già duro. Questa cosa saremmo già partiti forse settimana prossima. No, la cosa che ripeto, puntualizzare è che, cazzo, questo qua, il 31 di dicembre, non stava pensando a divertirsi, questo stava pensando al lavoro. Stava dicendo: cazzo, questa cosa è andata male. Ma lo stava pensando il 31 di dicembre, raga. Sfido chiunque il 31 di dicembre a trovare una persona che pensa al lavoro. Mentre la stava vivendo. Mentre comunque. La stava vivendo, sì. Soprattutto. E io gli ho detto: oh, Paolo, figa! Figa! Siamo una famiglia! Siamo io! Che la seconda volta che andavo, siamo una famiglia! Questo per farvi capire quanto sia importante, sì, sì. Per RZ, soprattutto il fattore di famiglia, di Big sì, Family, sì, cazzo. Sì. E poi, appunto, è molto bello quello che dici tu, che hai tenuto i contatti qua di là. Sì, a prescindere anche dai contatti, cioè l'obiettivo nostro, la cosa bella è che comunque rimanga qualcosa dentro a chiunque, certo, sia partito con noi. Beh, a prescindere poi che ritornerà. Sicuramente e il capodanno l'abbiamo fatto nel 2019. Sicuramente, beh, sì, vi rimangono, mezzo dopo. Sicuramente vi rimangono i braccialetti delle serate. Quelli sicuro. Se vai a Pug, torni che. Oppure il tatuaggio del no. Beh, qua. Sicuramente sì, a voi di RZ rimangono i nostri soldi. No, però, tipo, tu mi dicevi che state in ufficio e tutto cosa, così. Sì, prima che... certo, tanto parla solo te, solo ipsista. No, il fatto che. Sai cosa vuol dire solipsista? Sì, che parla solo Niccolò Rimoldi. Sì, me la sono cavata. Sì, vabbè, quasi. Non fa una p. No, la cosa che ha parlato di soldi, di prezzo. Cioè, raga, i prezzi di RZ sono davvero, cioè, abbordabili. È una cosa normale, sì, no? Sì. Cioè, sono davvero. Beh, però, sì, beh, se stai conto che fai il viaggio col pullman, non con l'aereo e tutto così, sono dei prezzi. Vabbè, ma dei io prezzi avevo normali. Chiesto per partire noi, per andare a Malta, anche per l'aereo, raga, una cazzata. Sì, sì, è vero. Quest'anno su Malta avevamo gli aerei. Beh, però, sì, tu devi pensare anche tanto, ovviamente, che avete tante prenotazioni, quindi. Certo, sì, sì. Ma scusa, volume. Ma la sede, cioè il quartier generale di RZ, sì, a Inverigo, provincia di Como. Quindi voi. Tutto parte da Inverigo. Sì, tutto parte da Inverigo, ma. Diciamo, il vostro cliente medio è lombardo. Ma in realtà no. Nord Italia. No. Comunque, no, neanche. Cioè, è siete anche sbagliato dire così. Roma, esatto, sì. Sì, ah, sì, spaziate tanto. Sì, sì, sì. Noi abbiamo. Italia? Sì, sì, e soprattutto. Poi in realtà dipende un attimino dalla meta. Cioè, sono. Cioè, noi in base alla meta, tipo Pag o Iore de Mara, anche sono mete che vanno molto su un mercato romano. E quindi comunque spostiamo tanta gente, esatto, su quello. Cioè, questa cosa, tipo, io ritorno sempre lì, ma sì. Un Gallipoli che banalmente può essere una roba più abbordabile. Paolo, vuole andare a fare animatore a Gallipoli? Figa, lo vuole fare. No, però se tu ci pensi, comunque, Sud Italia, io sono stato a Gallipoli, ti dico per anch'io, questo te lo dico. Anch'io come vacanza mia personale. Esatto, anch'io senza nessuna organizzazione, nessun tipo. Mm-hmm. Sono stato a Gallipoli e... il turista medio a Gallipoli è o napoletano o romano, sì. Fondamentalmente sono quelli. Perché poi vabbè, cioè, quello che viene dalle Marche saranno tre cristiani, sì. Quelli che vengono da Sicilia, pochissimi, quasi siciliani nessuno. Mi sa che non ne abbiamo mai avuti. Ma perché non si spostano, perché chiaramente è più difficile, vabbè, ti cazzi, cioè, certo. Stessa cosa penso in Calabria. Comunque anche è un posto che è come se fosse Rimini o Riccione più in del sud, capito? Sì. Quindi diciamo che comunque una sorta, cioè, potrebbe bella, essere un'idea. Clientela, magari l'anno prossimo aprite la, potrebbe essere un'idea. Una bella clientela potrebbe esserci. Sì, sì, abbiamo grandi progetti, per sai cos'è? Sai cos'è un'altra cosa mi che sto arrapando. Sottolineata sì. È che RZ, sì. Come gruppo, diciamo, forse insieme all'altro, sì. Che fa le serate? Sì, sì, sì. Organizziamo anche serate durante l'anno. Solo voi due, perché gli altri magari ne fanno una all'anno? Sì, in realtà poi dopo dipende da come, che tipo di serate organizziamo. Noi organizziamo
quel tipo di serata lo facciamo. Appunto, anche all'Alcatraz altre... andate spesso. Sì, 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 sì. La sua Almodà, a Erba. Sì, cavolo. Sì, 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 organizziamo serate. Cioè, quindi questo è un altro fattore che dice: io per forza, cioè, non per forza non perdo la famiglia, ma magari gente che parte da Brescia sì, per sì. venire a fare la serata Almodà. Sì. Cioè, quelle serate. Hanno, cioè, come origine hanno. Poi magari proprio... arrivo, vanno per pensare di scoparsi delle tipe che hanno conosciuto a certo, Panche, sì. ma... cioè, e poi magari non si va anche male. Certo. Ma sicuramente, ma sempre male. Però, cioè, quelle serate nascono da, da un'esigenza nostra, proprio di dire, oh, proprio ribecchiamoci tutti insieme, esatto. no? E quindi poi diventa. Esatto, cioè, comunque sì. Comunque, uno sì. fa piacere andare lì, sì, no? Quindi, sì. O magari se gli altri vogliono andare, tu non. Magari te non ti frega un cazzo, però vai perché vanno i tuoi amici, certo. Entri sì, un sì. po' nel mood e basta. Lì, sì, sì. Ma tu a livello personale, se, se ti dovessi chiedere una meta, che vacanza consiglieresti? Cioè, la vacanza che per te. Beh, Corfù, penso. Tu vai lì. Cioè, nel senso. Noi non siamo mai stati, eh. Corfù, quindi... Corfù è. C'è posto? È bellissimo. C'è posto? Purtroppo per quest'anno no. Ma per l'anno prossimo sì. E vabbè, ora dell'anno prossimo c'è un tempo andare con l'altra. Sì, a domani arriva. Cioè, settimana prossima arriva uno al podcast di un'altra agenzia. Dico, oh, ragazzi, no, cioè, nel senso... L'altro ha iniziato a seguire. In realtà dovresti andartene fuori dai coglioni. Che tra due minuti iniziamo la vera trasmissione. Sì. Era una prova questa. Cioè... Ah, non eravamo live. Cioè, la gente che ci diceva, no, era tutta una cazzata. No, no. Sì, cioè, nel senso, vi direi. Figa pezzaccio. Vi direi. Vabbè, Corfù, ovviamente, a livello cioè, personale, perché comunque io l'ho, cioè, la vivo. Certo. L'ho vissuta, la vivo e la vivrò. Però è proprio. Corfù è proprio un posto in cui andare. Sì. È proprio un. Al di fuori di RZ, tu sfatiamo, dici magari, sfatiamo, cioè senso... sfatiamo sì, il sì. mito di Corfù che tutti dicono che è una via unica. Sì, lo sfatiamo. Assolutamente sì. Sono sì, due sì, vie. Sono due, sì, sì, cioè, anzi, no, è mezza via. No, no, non è vero. Corfù è. Possiamo dire che Corfù vai. È. Tu sei stato? No, no, però ho avuto persone che sono state. Ok, sì. E che è la via di mezzo tra il sì. divertimento e il relax. Sì, raga, Corfù è una dimensione perfetta. Cioè, se tu vuoi sfasciarti di brutto, vai a Pag, loro, fai. Cioè, se volete sfasciarvi, raga, a Pag. Sicuramente, sì, sì, sì. Corfù però è proprio Medica, Durovnica, sono ancora gli shottini, sì. Mi ricordo che 3 anni fa shottini... B52 c'era. No, B52 abbiamo fatto una match ovunque. Il Medica, il Dubrovnica era, costavano 24 cune, era tipo 1,50 euro. Sì, non è altro. Sì, son 2 euro 2 qualcosa euro, sì, ma forse perché se farà anche cambio in cune te. Boh, ho fatto finta. Cioè, basta che muovi le basta che muovi le dita e dici boh, sì, più o meno. Te la cavi. Per me questo è valsa. Cioè, capito, io 3 anni dopo mi ricordo ancora i nomi degli sciottini. Allora, Desi RS scrive: Zante un passo soprattutto. E lui è stato a Zante con RZ. Invece Tommy Bex, che è stato con lui, sì. scrive Imbara Zante. Imbarazzante, sì, imbarazzante. Quindi era un altro, era un altro. Minchia, raga, bellissimo. Imbara Zante. Minchia, raga. Abbiamo lasciato il nuovo hashtag per attenzione. Zante. Dove abita Tommy Bex? Grazie, Tommy. Dove abita? Tommy Bex. È di Cisla. Cisla, figa di Cisla. Ma è un matto di Cisla. No, no, però magari. È uno che con gli anni può impazzire. Sai perché si chiama Tommy Bex? Perché beve solo Bex. Beh, sì. Poi dice un saluto a Santiano. Santiano, figa, sì. Santiano per le Pitagrios. Pitagiros. È i panini dei Simone sì, esatto. dell'isola, dice. Sì, il pita è una sorta di kebab greco. Desi, ecco. Sì. È una sorta di kebab greco. Ah, okay. E Santiano sì, è il massimo top, rivenditore di kebab greco. Esatto, si sì, immagino. Comunque, sì. Posso dire una cosa a favore, grande Kuma? Ah, il Kuma Babacar. No, no, sì. Kuma Babacar. Kuma. C'è gente che viene dalla Svizzera a mangiare sì. il kebab Cislago. Ma va. Piccolo aneddoto. Stiamo giocando su Fortnite. Sì, Fortnite, zio caro. Clash of Clans. Sì. Lobby, gruppo, okay. Allora, dove no. siete? Di Cislago. No, il kebab baro. Ma va. Dalla Svizzera. Ero in un clan. E voi? No. Pensa che ero in un clan di davvero di Clash of Clans che sì. si chiamava Pestoni in onore sì. di un giocatore di hockey svizzero che si chiamava Inti Pestoni, tipo okay, una roba del sì. genere, no? Parlando così mi hanno chiesto di dove fossi, da Cislago, così guarda gente in Svizzera e mi fa: ah, oh, c'è il kebab baro buono in Varesina. Sì. Sì, sì, cazzo, lui. Cioè, nel senso, sì. cioè, stai parlando di lui. Cioè, capito, sì. La piazza, la chiesa, il castello. C'è cioè, un allora, castello. Facciamo. Cioè, facciamo. Di me. Facciamo. Non lo
beta, l'avevo chiamato contrario. Beh, facciamo un podcast con il kebabaro invitato. No, allora, il kebabaro di Cisa. Appello a Kuma. Se ci vuoi sponsorizzare le strade, magari le peroni ce le dai tu. Mi sembra di capire che Podcast for Fun è in cerca di collabo. No, in generale, ma non, non è il podcast che è in cerca di collabo, siamo noi. Proprio che voi, le peroni cazzo di lavorare. Quindi tu, una vacanza con Sieste e Corfù, però proprio a titolo personale, ma tipo Corfù in sé, sì. Prezzi accessibili? Sì. Ad esempio, paragonamelo a qualcosa in... che posso capire, cioè... un iPhone 3. beh, poi ovviamente dipende da locale a locale. Ci sono serate che sono molto convenienti a livello di prezzi. Il Monte Cristo, per esempio. Ma voi avete convenienti, cioè... certo, sì. Cioè, io parlo sempre filtrato dalla nostra agenzia. Comunque, beh, ovvio. Al Monte Cristo i ciupiti costano un euro. E spesso quando vai giri l'Europa di qua di là, quando i ciupiti costano pochissimo, sono merdaccia, mega annacquati. Ma questo ve lo assicuro, cioè al Monte Cristo i ciupiti costano un euro e sono alco buono. Cioè, sono ciupiti. DSRS fa un commento importante dove dice: consigliate un viaggio evento a Cislago, hotel Ambrogio, Peps Caffè, ospiti speciali a giro, Flash, Ricky Tasca, Tommy Bex e... morosi. Sono quattro matti. Cazzo, Desi ha fatto il programma comunque. Cioè, sì, Desi ha stilato giù. Mi sembra una sveglia. Merda, scusami Desi. Pensavo fossi una tipa. Non ti avevo già immaginato, mi sembravi una moretta. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Bella ragazza. Non c'è nemmeno bisogno del tour, perché Cislago è servita, c'è il treno e si vede. Grandi servizi a Cisla. Vabbè, Corfù però potremmo provarla. Raga, Corfù è molto figa. Quindi siamo Corfù, bel mare, Corfù bellissimo mare. No, quest'anno per Zante? No. Ma lui Zante adesso abbiamo si opera mentre sta bello. Possiamo fare siamo due, già due e mezzo. Tutto quanto? Qual è il problema? Tutto quanto, sì, purtroppo abbiamo. Pago tutto io. Ah, attenzione. Solo i ciupiti che quella sera lì. I ciupiti. Quella sera lì. Minchia, costano un euro, che sti cazzi. No, però in generale, ecco, cioè, io consiglio Corfù perché appunto la vivo, certo. Però nel senso dipende da che cosa si cerca. Ecco, è bello il nostro, no, tutto il nostro pacchetto. Beh, lo dico ovviamente a prescindere, certo, da certo. Ma perché comunque ogni meta offre un qualcosa di diverso. Sì, ha una sua particolarità. Esatto, diciamo. Sì. C'è una linea comune tra tutti. Proprio dopo, in base a quelle che sono le tue esigenze, in base a cosa stai cercando, poi dopo ti indirizzi su una meta. Tipo, noi quando siamo stati a Pug, tralasciando droghe varie, queste cose qua. Comunque, se uno va questa intervista di merda. Si vede dalla faccia. Sì, questo qua va in curva. Bravo. Ho visto l'altro giorno il tuo profilo di Instagram e ho visto che va in curva. E poi il team mi chiama: quanto cazzo è brutto andare in curva? Sì. Adesso. Cioè, vedere le partite così è proprio una cosa differente. Però ormai mi ero abituato a vivere lo stadio, a vivere il viaggio. Sono abbonato. E no, quest'anno l'ho fatto al secondo blu, dall'altra parte di fronte. Ho visto una foto dove tu facevi la foto inquadro alla curva. La curva, infatti, ho detto: cazzo, per un momento pensavo è milanista. No, dall'altra parte. No. Ho detto: no, meno male, interista. Meno male che parlano di cose. Interessante. Meno male che parlate di cose interessanti. No, scusa, perché questa cosa lì me l'ero segnato. Io quello che volevo dirti è: sì. Noi siamo andati a Pug. Sì. Sarà stato che forse eravamo appena. Eravamo diciottenni, forse. Sì, diciottenni eravamo. Sì, perché. No, sì, l'estate del. Vabbè, sono ipsista, va bene, facciamo i conti su te. Eravamo diciottenni. Sì. Sì. Eravamo diciottenni, quindi svezzati così, no? E siamo andati a Pug in cerca di... con un uomo. Ed eravamo andati in cerca di, cazzo, il classico sballo da diciottenni. Certo, vabbè, mega devasto. Sì, che è proprio, cioè, alle nove e mezza. Tipo la bocca liscia, no, diciamo. Anzi, la pesca. Che alle nove e mezza. È vero, assolutamente. Alle nove e mezza devo essere handicappato, sdraiato e non devo godermi nessun tipo di serata. Sì. Noi abbiamo trovato un difetto. Io trovo, almeno, da parte mia, cioè, a me piace bere, ma bere in modo cattivo. Sì. Lì a Pug... questa era una grossa pecca. Perché quello che facevano loro erano i Jumbo. Questi, bravo, sì. Jumbo. Questi cazzo Jumbo. Di, che tu li vedevi e dicevi: cazzo, un litro di drink, mamma mia, 10 euro. Subito facevi i bicipiti. Facevi porco Diaz. Questa sera muoio, svengo.
cazzo, prendevamo il drink, andavi là e lo faceva. E loro lo fanno, per chi non lo sapesse, loro lo fanno con una sorta di macchinetta, schiacciano e viene giù il... C'è una lista di tipi di drink che possono già fare. Fatti. Bravi, sì. Già fatti. Sì, sì. Schiacciano e ti esce dentro il codice. Sì. E lì per lui ho detto: minchia, ma che forse? Ma sono avanti 10 anni. Cioè, 10 anni, il drink già fatto. Poi quando hai capito che in realtà il drink faceva schifo, ho detto: minchia, ma sono avanti 20 anni. Quando l'ho bevuto, che culata mandato, che grandi. E no, quando l'ho bevuto, ho detto: cazzo, ma Coca-Cola non l'avevo mica io. E l'ho dato a lui, che ai tempi era stemio. E lui che non beve roba frizzante e non beve niente che sia alcolico, anche lui diceva se l'è bevuto. Beh, ho detto: porco Dio, sti figli di puttana. Figa, sei pazzesco. Non manchi un secondo, io non ho mai avuto un bicchiere vuoto. Cazzo, io ho detto: minchia. E allora ci siamo organizzati. Dopo la prima sera abbiamo preso la tegata in testa e abbiamo detto: cazzo, ci organizziamo in modo diverso. Dubrovnica e medica. No, allora, il taniconi di vino. Iniziamo a prendere taniconi di vino da 5 litri di merda. Li portavamo a casa. E facevate voi. Pensa che sì, l'unica volta che abbiamo affittato i motorini è stata per andare a prendere taniche di vino. Okay, sì. Cioè, abbiamo un'ora e li abbiamo riportati. Basta. Non per andare a vedere una spiaggia. Chissà. Tu dici: oggi faccio l'escursione. No, al supermercato. Sì, bravo, cioè, supermercato. Bravo. Ma sai perché? Perché quella roba di merda di RZ ha lasciato la casa a 2 chilometri dal mondo, capito? Quindi per forza. RZ è la mafia. No, attenzione, io mi dissocio. È una merda. Il Peco scrive: sembravano le pozioni del Fantabosco. deve essere... Come si chiamavano i drink? Ostia, non mi viene. Al Fantabosco. Lo so. Non lo so. Proviamo a chiederlo al Lupo Lucio. Cazzo, mi aveva un nome particolare. Era mela. Mela. Vista delle bibite, mela visione. Ce l'hai che te? Pozioni polisucco. No, quella è la pozione polirisucco, la fa tua madre. Quel nano di tuo padre. Milo Moroviglia. Lui era. La stocca per fare le ricette. Questa è la ricetta, 4 ore appena colte. No, non mi viene. Peco, dici come cazzo si chiamavano, dai. Chiediamo l'aiuto a casa. Melacotogno. Polimerizzazione. Con no. Vabbè, qualcuno da casa ce lo sa dire. Non lo so, sai, sinceramente non mi ricordo come cazzo. Non penso avessero un nome. No, avevano i nomi. So che facevano delle robe con le mele. Perché secondo me avevano tanti nomi, ma ce n'era uno mega famoso che faceva sempre. Sto drogato. Quel drogato di uno tossicodipendente. Quando si è suicidato. Ma che poi forse erano tutte leggende. Come si chiama? Fantabosco. Tirami super, favolizia. Favolizia. Scivolizia. Pioggia latte. La scivolizia me la ricordo. La scivolizia sì. Ma tra l'altro è di Peco, è con noi dall'inizio. Sì, lui è un grande. Come si chiama? Fantabosco, sì. Melevisione. Quanti siamo live? No, adesso è un po' 8. 8, vabbè, dai. E 2 ore che siamo. Milo Cotogno era il tipo del Fantabosco. Milo Cotogno, minchia vero. È morto. Spumosa, schiumante. Comunque, raga, ecco, spumosa schiumante era la birra del Fantabosco, cazzo. Siamo andati bene anche con le birre noi, eh. Sì, 1 2 3 4 5 da 66, 6 da 66, una 50 la Nicknusa, una 33 la Bex. Ben dato, dai. Ancora. Ah, ok, non è finita. No. Sei geometra. Hai visto? Che conti. Siamo a 1:54, a 2 ore. Chiudiamo. Okay. Sì, dai. Sì, quindi sì, io direi sì, che possiamo fare 2 minuti di cazzate dove magari qualcuno dice e poi io vorrei chiudere personalmente, ognuno tu per ultimo, ovviamente, sì, perché devi avere dove ognuno racconta l'esperienza più bella che ha vissuto. Cioè, non la più bella, la più ignorante. Con RZ, dici? Con RZ. La situa più, cioè, ma la mia non è una mia esperienza, la tua esperienza. No, beh, la mia, cioè, mia, tua. Beh, ma magari anche la mia è la sua. Esatto. Io posso raccontare magari una sua, lui può raccontare una sua. L'importante è che qualcuno racconti cose di RZ. Ci sta pagando, capite? Ci sta pagando. Io sono contentissimo di RZ, potrei raccontarne veramente a migliaia. Perché qualsiasi vacanza abbiamo fatto in RZ, che fossero 7 giorni o 4,
è successo di tutto. Vero, vero. Io dico solo, posso dire una cosa su Barcellona? Assolutamente sì. Meravigliosa, bellissima. Ottimo. Ma in 4 giorni ho speso 1.300 euro. Ustia. Bellissimo. Ustia. Senza contare la vacanza, il pre, cioè, quello pagato prima, il saldo. È arrivato il TFR, mamma Decathlon. Mi chiamavano Fireball. E ciao. Siamo arrivati il 29. Siamo arrivati. Quell'anno partivamo. Sì, partivamo il 28 sera. No, siamo arrivati il 30 mattina. Il 30 mattina. Il 29 sera siamo partiti. Sì, esatto, sì. Sì. Ah sì, perché abbiamo fatto dopo. 30, sì, 31 sì, è e 1 pomeriggio e l'1, bravo, sì. Mi è arrivato il TFR. No, scusa, no, siamo partiti il 2. A livello di organizzazione non si può partire l'1. No, non si può partire. Ah, dopo Capodanno. Ma no, raga, il vostro anno non siamo partiti l'1. No, no, sì, siamo partiti sicuro. Però, guardami. Te lo assicuro, perché io ho fatto un viaggio infernale. Non perché ero raso, ma perché ero padre. Ma perché eri padre? Questa è un'altra storia. Grazie RZ per la sub e per la figa. Facciamo un saluto a Jacopo Gianni che ci ha inviato il fotone. Bella, grazie, Jaco. Grazie. Bella, Jack. Bella. Mi ricordo ancora di quando spacciavamo. Dai, vabbè. No, comunque, aspetta, no. Sì, esperienza, dai, Moro, parti te, facciamo tu, un giro. Dai, no, no, dai, non me la sento, tu, non me la sento tu, di partire io. Non me la sento, vai, di parto partire. Io, parto io, perché vai. La mia è molto semplice. Ed è quando Nico ha vomitato dal balcone. Oddio. Arriviamo a Pug, sì. Andiamo a prendere le famose taniche di vino. Sì. Cena, tanica di vino. Bevono, bla 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 bla. E c'era lo Jägermeister, forse, no? Sì, Jägermeister. Tiriamo fuori lo Jäger. Salutiamo Jäger per la grande Jäger collaborazione. Facciamo vedere magari il cappellino. Jäger Master collaborazione. Ci offre dei Jäger bomb. Allora, Jäger, noi lo abbiamo il cappellino. Se ci pagate, lo mettiamo. Lo anche perché sai quanto ho dovuto perdere Jäger Master per quel cazzo di cappellino. No, comunque, arriva lo Jäger Master. Foto. Arriva lo Jäger. Fa uno shottino di Jäger. Sì, sì, certo. Fa lo shottino di Jäger. Stavamo cenando in balcone. Si gira. Cioè, era orario di cena, quindi gli altri vicini stavano cenando. Noi erano vicini, croati. Ah, okay. Sì, perché noi vicino a noi di casa non c'era nessun italiano. Tutti croati, cioè eravamo un po' lago nel pagliaio. Se avessimo voluto scopare, dovevo scopare una cinquantenne serbo-croata che metteva due pugni sulle mascelle. Come la rimorchiavi, era tutto box. Era tutto un po' un'altra storia. Esatto. E comunque, niente, lui si gira a orario di cena, quindi di fianco avevamo gente in terrazzo che mangiava. Stava grigliando, stava tira giù un vomitore dal balcone. Al volo. Ma non è che dici aveva dato quel sintomo lì. No, lui, sereno, stava mangiando. Si è alzato, in silenzio, si è girato. È lo stomacchino, poi, no, quello. Poi mi giro, poi mi giro e dico tutto a posto, raga. Ma il vero problema. Ma forse a 2 metri dal mio vomito, una famiglia di croate che ci guardava così. E non solo, perché vabbè, sei in vacanza. Noi chiaramente tornavamo a casa a una certa ora, quindi stavamo cenando, che forse erano le 11 di sera. E di fianco c'erano tutti i condomini. E sì, ma che erano lì ancora che mangiavano. Sì, sì, no, certo, però tutti i condomini, la gente era fuori che ci guardava, perché noi ogni sera facevamo il cinema. Quindi ogni sera ci guardavano come per dire: cazzo, ma non hanno ancora fatto niente. Sì, sì, aspettavano voi. Sì, e quando ci hanno visti con la brocca da 5 litri di vino di merda, e lo Jäger Meister hanno detto: minchia, qua succede qualcosa. No, non accendevano più la tele da sera. Guardavo su, guardavo. Finché uno ci ha urlato, ci fa: oh, va che se escono i carabinieri sono 100 euro solo per l'uscita. In croato te l'ho detto, però. No, me l'ha detto un napoletano. Ah, ok. Sì, erano altri. Sì, davvero. Sai che un'esperienza particolare con RZ, minchia, mi viene una male. Canzone. Guarda motion. Dai, racconta a te, dai. No, tocca te. Non me la sento, non ce l'ho. Non ce l'hai. La penso io. Quella di Moro è fuori onda. No. Quella esperienza, cioè, come fai a dimenticartela? Io posso raccontare sì. La teniamo, la racconta su Instagram, no? Su Instagram. Sulla pagina Podcast for Fun. No, su Instagram non posso. In 15 secondi in verticale. Io ce l'ho. Vai. Allora. Seconda sera Pug. Andiamo al Papaya. Sì. Diluvio universale. Niente, 2 ore, mi spiace, Nico. Ciao. La prossima volta. No, vai. Diluvio universale. Sì. Oh, mi devo fuso della Madonna. Vabbè. No, no, tranqui. Abbassa un pelo. Ok. Passato. No, no, proprio di so che lo sta facendo. Ok, ti metto canzone. Diluvio universale, proprio che è la base. Io mi giro in discoteca, non vedo più nessuno. La stessa sera abbiamo costruito le ragazze. Oh, il pomeriggio abbiamo costruito le ragazze, eccetera, eccetera. C'avevi i mezzi puntelli. Avevamo la serata con le ragazze. Sì, sì. Minchia, la diluvio universale. Io mi nascondo. Sai che fuori dal Papaya c'è
tu esci a sinistra, ci sono tipo due porte sotto. Sì. Ok, sì. Ero sotto con una porta del papaya. Ok, sì. Perché mi giro non trovo più. Io ora mi metto ubriaco marcio con la camicia, raso. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Siamo a casa delle tipe. Minchia, mi avevano lasciato lì da solo. Figa, che è sta storia? Mandatemi la posizione che vi raggiungo. Io avevo 19 anni, 18 anni. Va bene. Per andare a, vi spiego, per andare da Novaglia a Zurch ci sono dei pullman. Sì, ok, sì, la navetta. Su queste navette, ci sono dei grossi uomini bianchi di 2 metri. Il famoso go back. Go back, go back, go back. Go se back. Ti beccano, ti picchiano, le ammazzate. Box, box, box. Piuttosto cattivi. Quelli sono cattivi, veramente. Sono cattivi davvero. Salgo su questo pullman per andare verso di loro. Tutto ubriaco, lavato così. Mi metto, sai dove c'è il biglietto? Dove ci timbri, sta sempre. Dove timbri il biglietto, sì. E c'è il posto singolo. Sì. Che in mezzo c'è proprio la colonnina. In mezzo la colonnina. Chiudo tutto. Ma lì, ma lì non c'è un posto. Non c'era un posto. Ma no, tu no, da no. Solo, eh? Sì. Dove c'è? Sì, da solo. Sì, ok. Solo. Sì. Allora, te lo vaglia. Sì. E dove c'è sopra la ruota? Sai dove, okay. C'è la ruota del pullman? Sì. Però dentro. Chiuso tutto così, in un angoletto. Ubriaco marcia, la gente dice tutto bene, poi via. Scendo da sto cazzo di pullman, ubriaco marcio, raggiungo con Google Maps questi qua, entro in casa, uno sul divano con una, uno lasciamo perdere, ero due. L'altro di qua, tutti che insomma avevano per le mani una tipa, io mi sono messo a mangiare il pane più buono di Pug, ero lì che mangiavo il pane. Però hai asciugato, okay? Un botto l'alcol, ah, almeno. Sono tornato a quella casa con dei pantaloncini da pallavolo e una canottiera. Vedo, ero a posto. Che, cioè, era la roba delle tipe nude che hanno lasciato chiaramente, loro. Chiaramente. E io non ho scopato, porco diga. Ma che io la prima cosa che ho fatto quando sono entrato in quella casa sono andato in bagno a cagare. Stavo male, cazzo. Stavo malissimo. Scusate, il bagno dov'è? Sì. Ma allora mi sento in dovere di raccontarne una di Barcellona. Vai. Perché sennò Pug è diventato mainstream. Beh, troppo è virale. Un due di picche, ah, di destino. No, questo lo racconto io. Perché questo lo racconto. Vabbè, allora raccontiamo. No, 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 però raga, questa va raccontata. No, dai. No, fra, dai. Allora, Morosi, c'è una petizione per tagliare Morosi da questo, sì, no, podcast, esatto, perché è inadeguatissimo. Morosi, a Pug ha preso una sbandata a Morosi d'amore, no? No, però. Fighe. È arrivata tutta. Morosi ha scoreggiato ed bello, è arrivata il tutta. Il bello della diretta è la scoreggia. L'ha leccato. Madonna. Vabbè. Comunque, dai. Morosi a Pug si è innamorato di una ragazza. Sì. Ok. Ero follemente innamorato. Follemente, sì. C'è proprio possessivo tantissimo. Cazzo, beva. Lei era vogliosa. Sì, ma Madonna, che odore. Mamma mia, veramente. Madonna, io ti assicuro che durante una cena che abbiamo fatto con queste ragazze, sì. Questa ragazza seduta di fianco a me ha iniziato ad imboccarmi. Col pesce. Sì. La ragazza che ti imbocca. E poi sotto il tavolo mi toccava il cazzo. Il pesce. C'era del pesce sia sopra che sotto. Ho pagato tutti e due i pesci. Vabbè, innamorato fuori di questa ragazza, così è. Torniamo da una serata alle 6 del mattino. Damn. Dove... Chi è che si è iscritto? Ricky? Ah, questo è Ricky Vacca, Ricky Leroy. È proprio lui. E tornati da una serata alle 6 del mattino dove è stato un flirt importante quella sera. Sì. Morosi cammina e fa: ah, questa è mia, la prendo, la scopo. La vena è importante. Per lui era già fatta. Sì, no, cammina, sì, per strada, trova una carta da gioco per terra. Una carta, sì, da gioco coperta. Giuro, coperta. Sì. La alza. Due di pic. No. Te lo assicuro. No. Ci siamo guardati, sembrava un segno del destino. No. Io te lo assicuro, volevo morire. Volevo morire. Ho sprecato la mia ultima sera in cui tutto ha diluviato. Loro che guardavano il sunset, capito? Cioè proprio, sì. No, non era, sì, il sunset, Calypso. Ma era l'alba, capito? Ok, cioè, sunrise. Ultima sera, ultima cosa. E io l'ultima sera, cioè, dai, devo scopare. Dai, è la sera giusta. Cazzo, io che bevevo le birre. Torniamo indietro. E siamo tutti lì. E loro fanno: no, dai, ha smesso di piovere. Torniamo là. E io dico a questa tipa: beh, ma noi cosa facciamo? Le fa: andiamo a casa. E io, man. E la sua amica cicciona: sì, dai, andiamo a casa. E lì dici: Vabbè, okay. Siamo arrivati a casa, fare. E c'era un letto matrimoniale. Gli altri erano tutti letti a castello. Lei, sì, si è sdraiata in mezzo al letto matrimoniale. Aspetta, lei chi? Il genio cicciona. Ah, no.
Spero che tu lo stia guardando. La salutiamo. No. Mi ricordo vediamo come è andata a finire. Il nome non me lo ricordo. Il nome sì. No. La ciccione dici. Ciccione. No, ok, il cognome non mi ricordo. Vabbè, poi fa niente. No, si sente, c'è un microfono sotto la bocca, cazzo. È vero. Ciao Ludovica. Vabbè, fatto sta che niente, è rimasta lì imperterrita. È che io ho detto, usciamo in terrazza. Niente, neanche in terrazza. Il problema era che questa ragazza era fidanzata, non conosceva queste sue amiche con cui era andata in vacanza, non voleva sembrare Troia. Sì. Classico. Ma io le ho detto che l'amavo. Perché però lei mi ha dato un 2 di picche pesante e niente. È andata ma la male. Storia che voglio raccontare io. Ah, non era questa. Non era questa. Ah, ok. La storia che voglio raccontare bello. Io. Che bello, che bello. Non me la ricordo. Ma la mia macchina qual è? Cioè, Barcellona. Beh, sì, ok. Ce ne sono tanti. Vabbè, l'altro l'hai raccontata la tua storia. Va bene? O ne vuoi raccontare un'altra? Se vuoi, racconto. Cosa vuoi raccontare di Barcellona? Beh, Barcellona. Devi combinare. Io darei la parola a Paolino. Siamo molto lunghi. Dai, va bene, io ne racconto una molto breve. Molto breve. Prima esperienza Zante. Sì. Non ci siamo, ciao a tutti. Vabbè, no, hai capito, perché siccome l'ho fatto prima io a lui, lui deve farlo a te. Cioè, se non è giusto, volta è tutta una questione di... Cioè, dai. No, ecco, cioè, io comunque professionale stavo lavorando, non ho scopato e... Che cazzo di lavoro è? Beh, ma vi ho detto che sono democristiano. Certo. Giusto. Centrodestra e... No, vabbè, fa niente. C'è un'altra volta il podcast politico. E arrivo, stavo tornando da appunto, cioè stavo riportando il gruppo a casa. L'ultima sera la sera delle firme e tutto. E magari è l'immagine che hai tu del tuo grazie te a WhatsApp. Grazie te per la firma a Barcellona. No, non è quella sera, però è ok, è un tipo di cosa, sì. Certo. E avevo un cazzo disegnato qua, cioè io sono pelato, sì. Quindi cioè, ce l'avevo disegnato qua. No, non lo sapevamo, grazie. Attenzione, svelo proprio all'ultimo, sì. sono pelato. Sono. Comunque se incontrate Paolino ovunque, dategli un bacio sulla testa, lui piace. Adesso, no, prima, sì. Prima di chiudere adesso diamo un bacio sulla testa e chiudiamo. Sì, okay. Ci sta, è sudata però. Io... Tu te lo ricordi quanto ti ho leccato la pelata? Esatto. Ma, cioè, adesso cioè, il problema è che è sudata. Me lo leccano intanto. È vero, era sempre linda. Io con un cazzo qua ed ero l'unico staff che portava indietro il gruppo, quindi dovevo andare in biglietteria a fare sfare ed ero assolutamente impresentabile, non credibile, cioè, a fare sbatti burocratici, robe di qua di là, avevo un cazzo e io tra l'altro non lo sapevo neanche perché ero andato direttamente dalla serata, ero andato al bus, no. E non mi ero mai guardato allo specchio, però pazzesco. E questo è uno sbattito, non farsi mai i capelli, no? Cioè, sì, allo specchio sì. Non ti guardi, tanto non è che cazzo me ne frega, magari con la receptionist così. Io andavo, facevo lui, sì, mi puoi fare 30 biglietti il treno? Sì, c'è 150 euro. È un cazzo disegnato qua. E quel cazzo, cioè, l'ho portato fino a casa. Cioè, da Zante, il viaggio a Zante è lunghissimo, ci metti 2 giorni. Perché e io non sono ti sei mai guardato allo specchio? Beh, è probabile, sì. Non è una cosa che mi capita tanto. E ti sei apprezzato. E io andavo in giro con un cazzo. Vabbè, ma tu l'hai scoperto enorme. Quando? Beh, però comunque ormai avevo intuito detto, vabbè, che c'era qualcosa che non andava. Cioè, quando la signora Anna mi ha dato uno schiaffo. Dove sei andato, Paolino? Oh, merda. Vabbè. Veronica Randolfi è ora una sizzatrice. Ciao, vero? Ciao, amore. Ti succhio le tette. Io no, ti ciuccio le mi palle. Mi metto il cappellino che è entrata una tipa. Dica che si vede si che sa mai, piace. You know one same, bro. Va bene. Bene, diciamo bravo, che siamo però. In chiusura, va bene? Sì, facciamo sì. Che chiudiamo. Sì. Facciamo che chiudiamo. Bacino la pelata. Sì. Bacino facciamo la pelata. Così, bacio la pelata, però siamo fermi così poi facciamo uno screen. Ok, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Io penso sempre un po' avanti. Ringraziamo un sacco Paolo perché sì, no, raga, grazie a voi. Grazie a voi soprattutto per la strada che ho dovuto fare per venire qua. Ma podcast pazzesco. No, ma non tanto per stare per venire, ma per stare per tornare perché alla fine è vero, è vero. E non abbiamo ancora fumato il barretto. Pensate come finiamo adesso. Madonna, stampati. No, grazie perché sei stato il primo, quello che ha svezzato davvero. Tutto e quanto. Io sono orgogliosissimo. L'avevamo promesso a Paolino che sarebbe stato davvero. Il primo. Cioè, se tu sarai per sempre la nostra prima volta. Sì, quando ti dirà la prima volta con chi è stata? Con Paolino non lo so. Ma come? Un attimo che mi pulisco. Cioè, poi date tutti e tre la stessa risposta. E, cioè, capito? Si apre un dibattito. Sono stato onoratissimo, grazie mille. No, mega in bocca.
al lupo e avanti così. Davvero, vi seguirò. Il bocca al lupo lo facciamo noi a voi. Crepi. Esatto, mi raccomando. Ma quello di un cazzo, le vacanze grandi. Convenevoli, però la vacanza dove? No, dai, davvero, in bocca al lupo per queste vacanze. A voi, figa, il meglio possibile a tutti quanti. Dai, dai, rega. Un saluto a tutti i ragazzi RZ. Ciao, ragazzi, grazie. Ve l'asciugo un attimino, ma giusto per fare un po'. Sulla mia. No. Oh, guardiamo in camera anche. Sì. Qual è? Quella là? Sì, quella lì. Ho sentito una linguetta. È la mia.